Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Subito un grazie a quanti ci hanno seguito ieri sera, ancora tantissimi, una marea di SMS, molti di questi facevano riferimento a Trieste Servizi. Come promesso, stasera torniamo a parlarne con un approfondimento. È una serata ricca, quindi dobbiamo andare molto veloci. Ora vi presento e saluto il vice sindaco di Trieste, Paolo Polidori. Buonasera a Buonasera. tutti, buonasera a voi. Grazie per essere con noi. Dopo il dibattito e attorno alle 22:30 invece avremo ospiti Fabio Tuia che è Alex Bini, come avevamo detto, per discutere e confrontarci ancora una volta sulle dichiarazioni pesanti e le accuse e le denunce vicendevoli, diciamo, delle scorse settimane per le parole molto pesanti di Fabio Tuia. Allora, il titolo di qualche giorno fa era Polidori stronca la Trieste Servizi. No, vabbè, adesso, No, adesso ce lo spiegherà no, bene, anche perché ci sono tutti i lavoratori delle cooperative che ci stanno seguendo, sappiamo sono in migliaia. Cos'era Trieste Servizi? La dico facile io, Polidori, diciamo assumere, ecco, in questa società che è della sfera comunale, quindi dell'amministrazione pubblica, i lavoratori che attualmente sono a servizio per attività che riguardano il comune, scuola, mensa, eccetera, ma che sono dipendenti delle cooperative, quindi esterni e che questa è la inevitabilmente. seconda versione, La l'attuale versione certo. che, esatto, sì. La prima c'erano anche i dipendenti pubblici, fu, diciamo, Sì, stroncata no, subito, ne parlammo è allora, stata però ecco, ritirata, quella non sì. c'è più, viene Quella non c'è stralciata. più. I dipendenti pubblici restano dipendenti pubblici, quelli di cooperative Certo. potrebbero essere assunti in questa società. Il sindaco più volte, lo ripeto ancora una volta, così facciamo la cronistoria, qui disse: ma perché devo fare Trieste Servizi? Se lo voglio fare c'è già una società e si chiama Esatto. Esatto, Esatto, esatto. al quadrato. Bene, cosa dice il vice sindaco? Esatto, perché lo dice anche il testo unico sulle società partecipate, cioè il decreto legislativo 175-2016 dice chiaramente che bisogna tendere a ridurre il numero di partecipate. Essendo esatto una partecipata, la partecipata per eccellenza del comune, la legge ti dice che non puoi andare a fare un'altra società. Ma questa è una questione formale, se vogliamo, no? Vabbè, Io quindi non dico, si chiama Trieste metto, Servizi, si chiamerebbe il caso si chiamerebbe esatto. esatto, allargata con lo statuto, anche alla possibilità di fare queste, però sarebbe una società perché? Perché devi ridurre i costi. E questo è il punto centrale di quelle che sono le scelte poi che a cascata vanno a dire si può fare o non si può fare. Però posso dirle, io quello che ho percepito, insomma, il sindaco di fatto l'ha stroncata. Lei dice no, io resto Possibilista se possibilista. qualcuno mi viene a dimostrare che, perché facciamo un passo indietro, io ho detto anche in commissione, noi tutti gli amministratori devono avere a cuore quello che è anche la salute e il trattamento economico soprattutto dei dipendenti, sia che siano dipendenti ma anche che siano esterni ma a Che servizio lavorano del. per. Esatto, purtroppo, e dico purtroppo, siamo vincolati da cosa? Ovviamente abbiamo un vincolo di bilancio noi e quindi di spesa. E dall'altra parte c'è a cascata il fatto che uno Stato, se vogliamo andare a livello alto, non permette che un'amministrazione pubblica si possa avvalere di contratti a tempo indeterminato come contratti nazionali, perché la differenza di trattamento economico è troppo elevata tra un dipendente di cooperative e un altro dipendente sul quale esiste una fiscalità enormemente alta che lo Stato non può non permettersi. E quindi a cascata lo Non può Stato. non permettersi o non può Scusa, non può permettersi. permettersi, Quindi cioè cioè non può, dice. non può permettersi di non avere, no? Di non incamerare. Questo vuol dire che avendo uno Stato che non dico è sull'orlo del fallimento, ma che è un debito spaventoso, non può permettersi di non, in questo caso, di non avere gli introiti di una parte fiscale che poi sono a carico del datore di lavoro, in questo caso del Comune di Trieste. Sì, ma lei ci sta dicendo, se noi li assumiamo diventano un carico, un onere eccessivo per l'amministrazione pubblica che è già in quelle condizioni Questo, lì, allora, questo vuol dire? partiamo anche qui dal dettato legislativo che ti dice, e qui non è una cosa da poco, perché se tu non dimostri, ma non oggi, anche nel corso degli anni, che non hai una economicità, sia economica, dal punto di vista economico che finanziario, nel fare questa nuova società, cioè tu devi dire quantomeno arrivo in pareggio. Certo, perché se voi dite noi facciamo questa nuova società, facciamo esatto, assumiamo queste, diciamo, migliaia di Cioè, persone, sì, giusto? esatto, sì. Circa Beh, 2000, che sì. sono comparto mense,
le mense, le pulizie, le pulizie, no, no, beh, lasciamo perdere anche gli educatori, però se vogliamo anche gli educatori, diciamo tutti quelli che sono i servizi esterni, che gli educatori dopo magari qualcuno pensa che siano dipendenti pubblici e non si parla di allora dipendenti pubblici. Mense, pulizie? Tutti i servizi che vengono, che sono in questo momento esternalizzati, ma anche i servizi di portierato e tutte le... Però circa 2000 persone, giusto? Ma no, siamo sull'ordine delle centinaia sicuramente, però insomma, è un numero molto questo elevato. È un numero che mi hanno presentato i sindacati più volte, quindi per quello glielo citavo. Sì. Cioè, se noi lo facciamo, deve essere una cosa che chiaramente non sballa i conti, altrimenti può esserci un intervento della Corte dei Conti. No, allora, e la questione è pesante perché? Perché io non posso fare soltanto la fotografia ad oggi. E ad oggi io cosa farei? Dovrei costituire, o diciamo c'è esatto, ma esatto dovrebbe essere riempita di quei dirigenti, di quel know-how, di quelle attrezzature, di quegli impianti, di tutti quegli investimenti che mi fanno partire già ovviamente con delle spese enormi. Calcolando poi in più il fatto che la spesa del personale è quella che incide di più, faccio soltanto il confronto tra quello che prende un dipendente, un socio di cooperativa e uno che ha un contratto nazionale, fai soltanto il confronto e vedi che c'è una differenza enorme. E potresti ridurla con cosa? Ovviamente riducendo quello che è l'utile della cooperativa. A noi non interessa fare utile, ma quella parte lì che è risicata, perché si sa che con le gare, con i bandi pubblici, quel margine lì, la marginalità di utile è sempre più bassa per poter vincere le gare, per cui non sarebbe una questione alla pari. Quindi dovresti partire con una società ex novo, con persone che dovrebbero inventarsi, perché dove le vai a prendere? Devi prendere gente che sappia fare questo mestiere, non te lo puoi inventare così. E devi andare inutile, cioè devi avere una spesa inferiore rispetto ad aziende che sono già sul mercato da anni, con anche delle imposizioni burocratiche, ma parlo soltanto di un ipotetico acquisto di beni, noi saremmo vincolati comunque a tutta una serie di procedure come da aziende pubbliche. Non posso andare a prendere, mancano 100 kg di pane, vado al panettiere, telefono, mandami 100 kg di pane. Non è così semplice. E in più, questa sarebbe la fotografia dell'inizio. Io devo garantire anche... Una macchinosità e un'imprevedibilità grande, certo. è un'assenza di organizzazione, che io credo, per quello lo dico da tempo, che questo progetto sia destinato a non realizzarsi. Però io sto soltanto mettendo quelle cose sulle quali non possiamo non considerare. Il senso sarebbe, se la vogliamo definire romanticamente, quasi etico, del prendersi in cura le persone che attualmente di fatto lavorano all'interno dei palazzi dell'amministrazione comunale, che però non sono dipendenti, quindi guadagnano molto di meno e scrivono sempre pochi soldi, la precarietà, eccetera, eccetera. Quindi un senso etico. Aggiungo una cosa nel lungo termine. Io non devo dimostrare, io amministratore che firmo per la costituzione di questa società, non devo dimostrare alla Corte dei Conti che ho risparmiato adesso, ma devo farlo anche nel corso del tempo. Quindi immagina se fra 5, 6, 7 anni si riducono i bambini negli asili, devo chiudere delle strutture, ci sono meno pasti e io comunque devo tenere un apparato, no, grande come quello di adesso, perché non posso andare a licenziare così. Vabbè, ci saranno i pensionamenti. Va bene, ma in una società, in una cooperativa, io dico, riduco 1000 pasti al giorno, riduco i costi. In questo caso sarei legato anche a questa considerazione. Quella marginalità, quel abito sartoriale che è difficile in un'amministrazione pubblica. Sì. Senta, il problema è questo, che in realtà la differenza dei due costi o la presentazione della differenza dei due progetti lo dovete fare voi, vi dicono i sindacati. Cioè, fateci sapere... Cosa sarebbe? Cioè, non abbiamo dei numeri da confrontare. Ecco, questa è la critica che vi muovono, perché non possiamo sapere così spannometricamente che cosa succederebbe. Allora, su chi fa cosa poi ci si può anche confrontare, i sindacati possono anche dire fate voi, posto il fatto che un'analisi data a un'azienda esterna, 50.000 euro ci stanno, ma possono anche essere un investimento per arrivare all'obiettivo. Ma se io metto insieme tutte queste considerazioni, come posso pensare, no? E non voglio fare conclusioni, però sto dando dei dati oggettivi, paragoni costo, no? Costo il contratto nazionale con il contratto di cooperativa e li moltiplichi per tutti i numeri di lavoratori che ci sono. Parti da una situazione dove ci sono dei rischi di presa notevoli, che sono anche delle incognite, perché comprare i macchinari, comprare le attrezzature, mettere in piedi un sistema di gestione che deve stare in piedi con un consiglio di amministrazione, perché
comunque ha dei pesi, ha dei costi di regia notevoli. A fronte di cosa? Del fatto che posso andare a togliere le marginalità dell'utile dall'altra parte. Sono due pesi che secondo me già agli occhi risulta facilmente evidente che no, uno non compensa l'altro. Però se impoveriamo il territorio, cioè questo è il Ecco, paradosso, no? purtroppo io dico da imprenditore, allora se io devo pagare un dipendente, a me costa un dipendente 2.400 euro e Esatto. gli do 1.100 euro di paga, Follia, questo lo allora sappiamo, certo. 1.300 euro sono i soldi che do allo Stato e che lo Stato non può permettersi di non avere. E questo a cascata è come dire, lo Stato si avvale, si approfitta poi alla fine dei dipendenti delle cooperative dicendo voi alla fine dovete stare nel precariato con redditi bassissimi e purtroppo stare in una situazione del genere. Ma purtroppo un comune che sta nel mezzo, che sarebbe la parte datoriale, il datore di lavoro, in questo caso non ha scelta. Io non posso andare a prendere un altro contratto che non sia quello delle multi utility o di un contratto di riferimento per quel tipo di lavoro lì. Deve Deve essere quel tipo di contratto. essere quel contratto. So, possiamo dire fuori. So che lei no, perché si dimostra sempre dialogante su questo, però secondo me è destinato a non realizzarsi. Questo è il problema. Perché poi c'è la paura che siano troppi dipendenti pubblici e che ci siano costi Certo. E esorbitanti, non. colpa anche dei furbetti a volte. Beh, diciamo che si può ridurre il servizio perché da qui a 7 anni, 10 anni, quanti saranno i pasti che noi daremo alle mense nelle scuole? Saranno di meno? Non potrò ridurre di 50 persone? No, non lo potrò fare. E quel costo lì in più lo dovrò giustificare alla Corte dei Conti. Senta, non so se abbiamo detto, diciamo, tutti i punti che lei si era Ma più o meno assegnato, perché sì. mi piace che passi questo Sì. segnale. Però le devo dire una cosa, posso metterci un po' di politica? Certo. Alcune di queste cooperative sono dei serbatoi elettorali. Può No, beh. essere che ci sia anche questa lettura? Ma no, no, io, guardi, non la voglio mettere da questo punto di vista. Ovviamente se mi costringe alla risposta, io dico, non posso escludere che sia anche. Siamo a un anno delle elezioni, un anno e mezzo alle elezioni, per cui. Io non vorrei però che ci si buttasse su una strumentalizzazione che poi alla fine è sulle spalle di chi in questo momento si trova in una Esatto. situazione del genere. Per cui, Ah, noi di sicuro non la facciamo la no, no, strumentalizzazione. certo, ma, no, ma infatti, ma io non voglio entrare in questo argomento perché questa non è politica, questa sarebbe, no, una approfittarsi di determinate situazioni e non voglio pensare che nessuno abbia questa irresponsabilità nell'andare a creare delle aspettative che poi non possono essere portate avanti e non, no, a cui non si può dare risposta. Come si trova Muggia? Come cittadino? Ma io, guarda, io dico sempre la battuta, siccome sono triestino, mi piace la storia, quindi so che Trieste e Muggia Vabbè, si erano. candida Muggia, cioè dai, Ah, devo ma questo io arrivare volevo andare lì. all'altra parte. No, no, non mi No, candiderò a niente. Muggia. Vabbè, ci rivediamo però poi nei prossimi giorni anche per Sì. approfondire ancora questo tema. Grazie davvero per essere stato con noi. Ci rivediamo tra Grazie a voi. poco invece con gli ospiti. Vi aspettiamo. Vedere il tram di Opicino in movimento, volente o nolente, suscita sempre da parte di tutti molta curiosità e una buona dose di speranza. In questo caso però era tutto annunciato. Oggi infatti a partire dalle 8 sono stati effettuati dei lavori di manutenzione e prove tecniche sulla linea in via Martiri della Libertà. La strada, da quando il servizio del tram di Opicino è stato sospeso, è spesso occupata dai veicoli dei residenti che utilizzano il tratto dei binari come posteggio delle vetture, vista la fame di spazi per poter parcheggiare le auto e visto anche il tacito benestare da parte delle autorità. I collaudi odierni hanno visto la tranvia compiere il tratto interessato da Piazza Casali fino a Piazza Dalmazia, a pochi passi dal capolinea di Piazza Oberdan. Tecnici a bordo e a piedi hanno monitorato gli aspetti tecnici oggetto dei lavori manutentivi odierni. I passanti non hanno perso l'occasione per fare qualche video, gli automobilisti hanno invece rimosso le auto e qualora non ci avessero pensato loro è intervenuta la polizia locale. Attorno alle 10:30 la carrozza è tornata nella sua posizione di posteggio, in quello che viene più comunemente chiamato l'attacco del tram, ma i collaudi in generale sono durati gran parte della mattinata. Il domandone che la gente si pone e ci pone è: quando sarà riattivato il tram?
Al quesito, anche visti i precedenti percorsi burocratici della linea, non è facile e forse possibile ancora rispondere. Vedere lavori di manutenzione è un buon segnale. Poter però azzardare una data o un periodo dell'anno come punto di ripristino della Trenuvia è aspetto tanto difficile quanto non consigliabile, almeno per i più scaramantici. Allora, torniamo in diretta, ora vi presento gli ospiti. Grazie, gli sms moltissimi, 340-700-6567, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, la mia personale è quella di Tele4. A proposito, volevo dire una cosa, la Trieste Servizi la richiedono i lavoratori degli appalti, certo. Allora, voglio, prima di presentarvi gli ospiti, specificare una cosa, perché oggi questo piccolo video, diciamo, che abbiamo registrato per la pagina Facebook ha destato molte polemiche, ma secondo me il problema è che si guarda il titolo, non si ascolta, si sentono solo le prime parole e non si capisce il senso. Era una cosa tutta votata a parlare ai lavoratori, forse non ci siamo capiti su questo. Quando io dico la Trieste Servizi non si farà mai, è perché se non ne parliamo, se no, questa cosa passa. Passa, e cosa vuol dire? Che quando sarà, adesso sentiremo i nostri ospiti che già sono arrabbiati con me, ma tutti i politici. Deve avere anche dei muratori. Muratori di prima. No, vabbè, adesso arriviamo. Quello che voglio precisare era ovviamente destare questa polemica perché se ne parlasse. Abbiamo fatto tante volte, non accetterei mai di essere il secondo. Invertiamo, ecco. Almeno c'è una speranza. No, faccio un altro lavoro male, come sapete. Non riesco a dire una cosa. Faccio un altro lavoro male e lo sapete, e mi piace però tantissimo. Allora, il tema è perché quando sarà, non settimana prossima, quella dopo ancora mi pare il 3, e si andrà in aula, la politica, diciamo, il dibattito non c'è se non ne parliamo noi qua. Lo abbiamo fatto in tutti questi 2 anni, quant'è che dalla raccolta firme, eccetera, eccetera. E sta passando sotto silenzio senza che ci si confronti anche su dati veri, concreti. So che qualcuno, molti si sono arrabbiati, ma il senso era proprio un altro, dirvi che in questo momento è morta, perché non ha futuro questo progetto, adesso. Almeno è quello che abbiamo capito noi, perché il voto sarà o sarebbe in quel senso. Comunque ci ostiniamo ancora una volta a volerci confrontare su un tema che è vero, riguarda centinaia e centinaia di persone, e noi siamo qua per questo. Cioè, forse non l'avete ascoltato bene, non avete capito. Mi dispiace per quelli che se la sono presa, mi dispiace soprattutto per i lavoratori che non hanno capito che era una cosa per raccontare a loro come stanno realmente i fatti. Cristina Bertoni, donna, buonasera, ben trovata, Movimento 5 Stelle. Buonasera. Quindi prima ad essere presentata. Radames Razza della Lega. Buonasera, buonasera a tutti. Al suo fianco Roberto Cason della Lista di Piazza. Buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera Michele Babuder di Forza Italia. Buonasera. E Marco Toncelli, Partito Democratico. Buonasera. E saltiamo, abbiamo già presentato Cristina Bertoni, Andrea Blau della CISL. Buonasera a tutti. Allora, dobbiamo andare velocissimi perché tra un'ora c'è anche il confronto tra Fabio Tuiac, ancora per le sue parole, e Alex Bini, per ovvi motivi, per le parole che... Vabbè, tema, diciamo, le dichiarazioni forti di Tuiac, il sindaco che ha detto chiedo scusa a nome di tutta la città per quello che è successo, ne parliamo tra poco. Allora, Blau, c'è lei ha ascoltato il vice sindaco Polidori e anche gli altri, chi circa più attentamente degli altri, chi più chi meno. Allora, c'è un piano di costi? Sappiamo quanto costerebbe Trieste Servizi? Hanno fatto questo studio per smentire, diciamo, questa ipotesi. Sappiamo quanto costa? No, io credo che sia fondamentale che si sappia cosa vuol dire costituire e gestire una società come Trieste Servizi. Per arrivare a quella definizione, però, bisogna dare mandato a chi sa fare una cosa del genere. Ci sono state dette tantissime imprecisioni, differenze di retribuzione, quello che viene pagato in un appalto, sono cose che rischiano di far stracapire la gente cosa vuol dire, che significato ha questa sorta di reinternalizzazione, che vuol dire controllare il servizio, controllare e gestire i costi. Se si parte bene, quel discorso di prospettiva che faceva il vice sindaco è sotto controllo, perché rientra nelle dinamiche di quello che è un'assegnazione oggi, che dovrebbe entrare nelle dinamiche di un'assegnazione di un appalto di oggi. Posso fare una domanda? Due. Io oggi le ho mandato quel video che sapevo, le ho detto, guarda, sì, che faccio una provocazione. Sì. E ho detto, come sta andando? Perché secondo me... Ha messo
Eh beh, certo che è una provocazione. Beh, perché non è un dato reale anche. Non è anche un dato di fatto, eh? Beh, certo, ma se no che ci stiamo a fare qua? Io lo so che lei non condivide, però io quello che ho capito è che questo progetto, almeno adesso, nel breve periodo, va a spegnersi. Ma non è neanche un progetto. Non è neanche un progetto. No, ma... Non voglio prendermi la parola. Però... No, poi sentiamo Blau di nuovo. Prego, Toccelli. Andrea, perdonami. Dica lei, allora, aspetti, Blau, dopo torno a lei. Cioè, è una petizione. Io voglio che la politica sia stimolata alla discussione. Per cui, se devo tacermi e sentire la politica... Ma lo dico sinceramente, a me va bene, perché credo che sia importantissimo che, come ha detto... il direttore poco fa, se ne parli, e se ne parli seriamente, non se ne fa niente. Io ho raccolto la provocazione. Sbaglio, stiamo andando verso il non se ne fa niente. Ma allora, io l'ho detto in tutte le salse, se va verso non se ne fa niente, deve essere non si va in quella direzione, perché? Perché i lavoratori meritano serietà. Il problema è serio e meritano serietà in tutte le direzioni. Chi dice che è una presa in giro, che è un'illusione, non è dimostrato né che è una cosa irrealizzabile né che sia una cosa che prende in giro i lavoratori. Non lo è. Allora, ci sono altre strade. Indubbiamente il discorso è ampio, ma io non ho sentito trattare il problema in un modo serio. No, non si fa. Quanti lavori, ogni volta lo voglio dire, di quanti lavori stiamo parlando? Allora, per avere i dati bisognerebbe accedere ai dati che ci sono in comune. Possiamo andare spanometricamente su quelli che sono i dati che abbiamo noi con i contatti che abbiamo con le aziende, però... solo un dato, ecco, per fare sempre l'esempio di come va a finire: se arrivano c'è un'aggiudicazione con un appalto dove ci sono 140 dipendenti, dopo un paio di anni ti trovi con almeno 20 addetti che se ne sono andati o perché le condizioni di lavoro sono inaccettabili. Quindi, se dobbiamo fare un calcolo, andiamo oltre comunque 1000 addetti, perché sono le case di riposo, ci sono le scuole, ci sono i servizi di portierato, cioè sono veramente tanti i servizi. Allora, però non volevo... No, Toccelli, dobbiamo andare veloci, ve l'ho detto, vi prego, Toccelli. Allora, io voglio prima intervenire come consigliere, non come consigliere del Partito Democratico. Come consigliere mi sento di dire che oggettivamente se ne è discusso, ci sono state... Tonine volevano scrivere. Continuiamo con le provocazioni. Dai, sì, vabbè, adesso sistemiamo. Quindi, io credo che, non parlo da Partito Democratico, parlo da consigliere, credo che di commissioni ce ne sono state. Quindi l'argomento penso sia stato abbastanza sviscerato. Quindi la smentisco, direttore. Una cosa? Me c'è stato un glissare l'argomento in quelle commissioni. Io sono stato presente praticamente a tutte. A tutte, certo. Ho saltato purtroppo quella della relazione di Terranova, del direttore generale. La penultima. Non siamo merce avariata, ecco, d'accordissimo, per cui, questo ragionamento, allora, cioè siccome sia in condizioni, e lo dicevamo molto chiaramente, se qualcuno ha seguito, si lavora in condizioni magari difficoltose, quante volte ne abbiamo avuti ospiti qua a raccontare allora che cosa succede? Pagati di meno, cioè questo progetto ne possiamo parlare o no? Invece... Allora, io credo che se ne sia discusso, nelle discussioni sono emerse anche tutte quelle cose che sono state evidenziate da Andrea, cioè quindi è vero che abbiamo nell'ambito di chi lavora diciamo nell'intera macchina comunale, no? Tutte le figure che sono state citate, chi ha un lavoro a tempo determinato, chi ha un lavoro per conto di una cooperativa o comunque in condizioni di precariato o comunque e questo è una cosa che è stata evidenziata e penso sia stata, no, da tutte le parti sia stata consapevolizzata una volta di più. Dopodiché il tema è: era stata presentata una delibera, io quella sera in cui è stata ritirata non c'ero, è stata ripresentata successivamente una petizione. Il tema più che altro è: se abbiamo a cuore, e penso che tutti hanno a cuore questa cosa qua, che sia la maggioranza, che sia l'opposizione, tutti in commissione hanno dimostrato l'attenzione a questo tema, forse l'aver presentato in maniera così veloce una petizione che non è la delibera, che non è la proposta di Trieste Servizi, è semplicemente una petizione che equivale a una mozione, equivale a un indirizzo politico, scritto in quella maniera e in quella maniera confutata non solo dalla parte politica, vedi prima il vice sindaco Polidori, confutata anche dal direttore generale sotto alcuni aspetti,
È ovvio che la cosa va a morire. Dopodiché, politicamente, politicamente è ovvio che questa cosa nasce e continua. Ora non so se morirà, perché aspettiamo il voto di lunedì, è tutta all'interno della maggioranza. Quindi il fatto poi che ci siano state delle dinamiche sulle quali magari per questione di tempo adesso non entriamo... Cioè voi votereste positivamente? Non ho detto questo, ho detto che questa cosa nasce, continua e probabilmente muore internamente alla maggioranza. Quindi questa è una riflessione politica ulteriore che magari... Allora, oggi non è la sede chi... e non abbiamo i tempi per come farla. No, siamo qua apposta. Perché chi ha le competenze, i dati, non ce li fa sapere? È una domanda rivolta a me? Bene. Allora, innanzitutto... Ti riconosco le competenze. Guardi, innanzitutto... non chiediamo di diventare dipendenti comunali, solo lavoratori con dignità. Certo. Giusto. Allora, quello che su questo sono tutti d'accordo. Direttore, io toglierei un attimo cappello da consigliere comunale e mi metterei il cappello da professionista, da consulente. C'è una differenza sostanziale tra me e vice sindaco Polidori, al quale io vorrei replicare alcune affermazioni. Innanzitutto siamo entrambi ragionieri, diplomati. Lui è laureato in economia, io sono laureato in scienze giuridiche. Io sono iscritto in un albo professionale, il curriculum va benissimo. E lui comunque fa un altro lavoro. Io esercito la professione da 25 anni. Ritengo di avere qualche competenza in materia di società, in materia di lavoro, in materia di tributi, qualche competenza. Questa sera io ho sentito dire, anche in commissione, vice sindaco Polidori, che lui avrebbe analizzato, valutato questo rischio come un rischio potenziale. Il rischio potenziale che questa società verrebbe a costare di più rispetto agli attuali appalti. E questo chiaramente va smentito. Perché? Perché innanzitutto non vi è uno studio di fattibilità. Non c'è un piano, un conto economico in questo momento, però, non c'è certo nulla. Quindi io prima di fare delle affermazioni simili, prima di tutto mi doterei di un piano economico. Giusto, non posso, però, caso, dire posso senza dire una cosa totale profana, una cosa del genere. Ragionando con un tanto al chilo. Cioè no, una cosa non orrenda. Posso, non mi permetterei mai. Esatto, però, carta da formaggio, quindi non certo lei che è professionista, però è chiaro che assumendo centinaia di persone, dovendo gestire una macchina, per esempio quella... delle mense, no? Anche. È tutta una struttura, certo, che va introitata, cioè che vuol dire è realizzata. Le cucine sono già di proprietà del comune innanzitutto. Come? Le cucine sono già di proprietà del comune innanzitutto. Ecco, i beni strumentali, e quindi? Quindi lei dice... A me risulta che i beni strumentali siano di proprietà del comune. E quindi però si allora, parla di non è che dobbiamo comprare le utenze a carico del comune. Sì, e quindi è già tutto a carico del comune, a parte i lavoratori. Quindi lei e dice, le materie prime, se parliamo di mense. Non c'è una grande differenza. No, secondo me, secondo il mio piano di sostenibilità economica, ci sarebbe anche un guadagno. Posso fare la seconda domanda? No. Prego. Posso fare la seconda domanda? Nell'arco di 10 giorni, che fine faceva Trieste Servizi o farà? Lunedì 3 febbraio. Allora, innanzitutto io annuncio che la voterò a favore e porto anche la comunicazione del collega Panteca che la voterà anche lui come presidente dell'aula a favore. C'è l'altra parte. Quindi io almeno ho fatto questo annuncio, anche perché mi sembra corretto lanciare un segnale nei confronti di quei 750 cittadini che regolarmente hanno firmato una petizione popolare. Allora, perché bisogna dare dignità a questi cittadini e a questi lavoratori. Dopo 20 anni in una struttura comunale, sentirsi dire non sai fare nulla è un'offesa alla dignità di un lavoratore schiacciato dal sistema al ribasso delle cooperative. Posso che precisare? Qualcuno si è sentito dire questo da una cooperativa? Non so. Aspetti, no. Voglio fare un giro, vi prego, perché se no non riusciamo a finire il giro. Ma allora, io Grazia, Bertoni e Babudri, vi prego, veloce. Sì, no, facciamo veloce. Io scenderei intanto la problematica, se così può essere chiamata problematica, dal punto di vista etico e morale, da singolo cittadino, ovviamente, tutti augurano a questi lavoratori di trovare una sistemazione migliore, di vivere in condizioni lavorative migliori, di avere una propria dignità lavorativa. Però, essendo un amministratore pubblico, bisogna anche tener conto della sostenibilità economica e finanziaria, come ha detto anche il nostro vice sindaco Polidori. Finché noi non abbiamo
uno straccio di pareri di qualche professionista, un foglio dove scrive il comune ci guadagna o ci perde. Il problema è solo questo, parliamo di sostenibilità economico-finanziaria, noi parliamo di assunzione di tanti dipendenti, ma non è solo la mensa e la cucina, bisogna avere creare una regia, assumere dei dirigenti, nel ramo delle pulizie bisogna avere dei magazzini, bisogna acquistare materiale, cioè entriamo in un mondo che non parliamo di centinaia di euro, parliamo di tanti soldi. E questa è la prima cosa, la questione principale, la sostenibilità economica finanziaria. Poi io spero che il 3 febbraio in sede di votazione di delibera, essendo noi maggioranza, si spera uniti, che il voto sarà unanime. Io ho fatto il mio annuncio. Noi senza uno straccio di parere per quanto riguarda la sostenibilità economica finanziaria non possiamo e non ce la sentiamo di votare favorevolmente a questa delibera. Non siamo a prescindere contrari, però senza un parere, una verifica sostenibile economica finanziaria, allora, come Lega noi non possiamo votare una delibera ad occhi chiusi, questo è il problema. Due cose importanti, quindi Cason dice io e Patteca voteremo sì. Per dare un messaggio la Lega, ai lavoratori. E ha il peso che ha la Lega, dice così, sic stantibus regus, cioè con quello che sappiamo fino ad adesso noi votiamo no. Non siamo pregiudizialmente contrari, ma votiamo no. Allora, Bertoni e Babuder, per poi la petizione. La petizione non è una delibera, è un indirizzo. Perché veramente su questa cosa. Esatto. Scusa, no, facciamo chiarezza. Va benissimo a precisare. C'è un'ambiguità enorme. Facciamo su questa chiarezza. Perché l'ambiguità? Ma perché, ripeto, è una petizione che deve dare un indirizzo politico, che dice delle cose che sono state oggettivamente scritte in maniera non ambigua, in maniera chiara, e che chiedono di fare certe cose che verosimilmente, non dalla parte politica, ok? E lo dico senza prendere posizione, Trieste servizi sì, Trieste servizi no, Andrea. Cioè, e viene detto da chi, direttore generale, dice questa cosa chiede una cosa che, scusate il gioco di parole, sì, che non si può realizzare, no, ha detto ok? Questo. Il direttore generale ha detto, è come quando sei in una votazione presenti un emendamento che ti viene detto è tecnicamente accettabile, è la stessa cosa. Ma è presente quando ha fatto io vorrei fare presente, vorrei chiarire ai telespettatori la petizione di cosa si tratta, non è una delibera che dopo la votazione parte la Trieste. È un indirizzo. Sono delle firme dei cittadini che indicano al consiglio comunale di rapportarsi con la giunta per iniziare un ragionamento in questo senso. Io voglio dire anche ai lavoratori, perché ti dico in quale passaggio lui per il momento in cui si chiede le stesse condizioni, lui ti risponde le stesse condizioni non si può, punto. L'ha detto in commissione. Allora, petizione dove tu approvi un indirizzo politico su una cosa che non puoi fare. Non la pubblicità, poi Bertoni e Babuder, mi perdonerà. No, ragione, non abbiamo neanche fatto colpa parlare, di Toccelli. Sempre. Allora, non nasce, cioè se si dovesse votare, non nasce la Trieste Servizi, cioè è un percorso comunque lungo. Cioè, ecco, questo vorrei che fosse chiaro, perché poi appunto, siccome oggi abbiamo interpretato in 10 modi diversi e male anche le mie parole, vorrei che fosse chiaro. Lei per primo? No, io ho capito benissimo e secondo me se qualcuno avesse ascoltato bene sarebbe svegliata un po' di coscienza. Vabbè, allora, tra poco. Io sono molto contento di avere questa possibilità di lavorare in una città così bella come Trieste, e in un posto che io credo che ha una gran potenzialità. Ecco l'Archistar nelle cui mani verrà affidato il futuro del magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Si tratta di Guillermo Vázquez Consuegra, spagnolo di Siviglia, premiato nel 2016 con la medaglia d'oro dell'architettura. E il suo studio ad aver vinto il bando europeo da 33 milioni di euro per gli interventi nello storico magazzino destinato a diventare un maxi polo museale. Siccome ho sentito molto parlare in questi mesi, abbiamo fatto una gara europea,
Lui gestirà il 26, 38.000 metri quadrati di solai, 33 milioni messi a disposizione dal governo centrale, per cui issiamo le vele e parte il Porto Vecchio alla grande con un architetto veramente di grandezza straordinaria. E proprio tra le opere più importanti di Consuegra ci sono ad esempio il Museo di Archeologia Subacquea di Cartagena, il Padiglione dei Congressi di Siviglia, il Museo del Mare e della Navigazione di Genova e il Padiglione della Navigazione per l'Esposizione Universale di Siviglia. Il lavoro però verrà concentrato sugli interni, come motivato dal primo cittadino. Ho detto l'unica cosa, non voglio che venga toccata la struttura esterna, cioè all'interno che l'architetto studi tutto quello che vuole fare, ma l'interno, cioè il palazzo 240 metri, largo 40, deve rimanere così. E per lo tanto è con la volontà di introdurre qualcosa, di mantenendo ovviamente l'architettura esistente, introdurre diciamo la contemporaneità nell'edificio. Insomma, libero sfogo alla creatività dell'archistar spagnola negli interni, ma mantenimento strutturale degli esterni anche per evitare qualsiasi tipo di stop o opposizione durante la fase progettuale e di lavorazione. Beh, con la sovrintendenza, non quella locale con cui ho un rapporto, con quella romana avrei qualcosa da dire. Difatti siamo qua a Catinara in questo momento. Sapete perché non facciamo la strada di collegamento con Catinara? Perché il VIA, la valutazione di impatto ambientale, è a Roma. Viva Roma! Ma se si ferma la Trieste Servizi decadono gli appalti o comunque ci sarebbero? Certo, col rischio di perdere la gara. Grazie Roby. No, questo non c'entra nulla. Non c'entra nulla. Blau. Intendeva dire con quelli in scadenza, immagino. In scadenza. Gli appalti in scadenza. No, no, quindi... no, non ho capito. Non ho capito, cioè se, cos'è che è, se parte era? Se si forma. Se si forma cadono gli appalti. Cioè se viene costituita la società... Ma è un percorso lungo, dai, comunque allora, il senso è a termine non puoi portare via un appalto a un'azienda. Allora nel momento in cui l'impresa termina, ecco, ma se si ferma la Trieste Servizi ricadono gli appalti o comunque ci sarebbero? No, perfetto, grazie. Ma poi comunque non è una cosa di adesso, chissà, decato. Eventualmente deve esserci un senso per portare reinternalizzare un appalto. Non puoi dire bon, tutto quanto va dentro. Anche là deve essere fatta la valutazione tecnica. Cosa porto dentro una società? Noi lavoratrici delle mense scolastiche lavoriamo solo 9 mesi su 12, gli altri 3 facciamo la certo, fame. Non vengono pagati. Hanno la sospensione, questo è un modo per pagare di meno, per spendere anche di meno. Ecco, allora Bertoni, come la pensate voi, poi Babuder? Allora, noi pensiamo che una soluzione si debba trovare e abbiamo cercato di capire se in base alle informazioni che ci sono state fornite c'erano effettivamente le condizioni per portare avanti questa proposta. Il problema è che le informazioni non sono state date in maniera esaustiva perché il piano economico, come si diceva, non è stato presentato e quindi non si comprende la sostenibilità economica di questa società che poi andrebbe a garantire i posti di lavoro, perché se l'obiettivo è quello di dare dignità e dare continuità lavorativa a queste persone, non si può costruire una scatola che non sta in piedi e della quale non abbiamo gli elementi per valutarla. Certo, quindi da questo punto di vista abbiamo trovato che la questione non è stata approfondita nel modo che era necessario approfondire per poter prendere con convinzione e determinazione una decisione che andrebbe presa. E in particolare in relazione alla petizione c'è anche da dire, consigliere, che comunque la petizione chiama in causa direttamente il Consiglio in merito alla delibera Cason Panteca, chiedendo di fatto di come procedere modello, con un atto di indirizzo sul modello di quella modello, delibera. Vero, quindi giustizia, c'è un richiamo certo, diretto forte, a questo diretto, come e modello. Poi viene specificato che si chiede sostanzialmente che i lavoratori abbiano lo stesso trattamento economico dei dipendenti comunali. Assolutamente. E anche qui questo è un tema importante che non è stato chiarito, perché non è stato chiarito, ed è un tema complesso comunque, che cosa si intende per trattamento economico per questi lavoratori, perché le retribuzioni non sono uno scherzo e abbiamo cercato di capire quali sarebbero i contratti, se c'è un accenno, un'idea di quali sarebbero i contratti. Contratto collettivo da stipulare al momento.
dai sindacati. L'abbiamo già detto in commissione. Sì, abbiamo, appunto, ma non è stato specificato e quindi non c'è modo di fare. Sì, ma non c'è modo di fare un ragionamento di comprendere effettivamente questi lavoratori come sarebbero tutelati. Roby, secondo me c'entra il punto che abbiamo detto tante volte. Il problema sono gli appalti e i contratti nazionali a ribasso, ma soprattutto gli appalti al ribasso. Questo... I contratti nazionali a ribasso, cioè c'è una contrattazione collettiva che è quella, chiamiamola parallela, io faccio più gli appalti a ribasso che sì, c'è anche una contrattazione a ribasso, però il problema vero è quello dei clienti. Esattamente. Allora, Babuder, vi ringrazio. Scusi, ma insomma, è passato un po' di tempo, ma siamo qui tutti. Ho, dai. Ho acquisito informazioni ulteriori. Sarebbe per me da liquidare in pochi minuti una questione che, se non interessasse nel profondo la dignità delle persone e le loro aspettative. Non vorrei dire anche le loro illusioni, perché lo dico con molto rispetto per coloro che si fanno, come abbiamo visto, un mazzo e si fanno un mazzo anche per poco. In questo dibattito la proposta è nata da due consiglieri di maggioranza della lista del sindaco, che ora io apprendo decidono di continuare nella loro proposta legittimamente, e quindi io acquisisco un dato e mi meraviglio del fatto che la loro proposta siano stati loro stessi a ritirarla nonostante l'emendamento qualche mese fa. È un anno e mezzo che ne parliamo e se ne è approfondito fortemente il tema. E i sindacati, tranne Blau e io rispetto chiunque la pensi come me o diversamente da me, si sono presentati puntualmente, chi per interesse e chi perché è convocato nell'aula consigliare, e hanno manifestato tutte le loro preoccupazioni, tanto quanto gli uffici hanno manifestato le altrettante preoccupazioni di un'amministrazione comunale che deve fare un servizio collettivo, non di parte, e non deve basarsi sulle aspettative ma su dei dati concreti di bilancio e delle economie finanziarie che devono quadrare, non possono essere relegate al andrà meglio, perché io posso dire a un lavoratore andrà meglio adesso, ma devo garantirglielo anche dopo, se andrà meglio. E in questo dibattito mi pare che i sindacati abbiano per la maggior parte, se non tutti, manifestato le loro contrarietà. Noi abbiamo ascoltato, abbiamo acquisito le loro preoccupazioni, ma se è vero che questo confronto poi si dovrà realizzare nel merito anche nei sindacati, io acquisisco un dato: il sindacato rappresentato da Blau è favorevole, gli altri no. Allora, o tutti noi non abbiamo capito come funzionano queste cose, oppure questa vicenda per me, purtroppo, dico, è nata male e finirà peggio, ma è nata male perché non è nata nell'ambito di un confronto collettivo serio, in cui i dati che io ho chiesto anche al collega Roberto in una commissione, gli ho detto, guarda, io non ho partecipato fin dall'inizio, per cui in una seduta ho chiesto, posso avere anche questa prospettiva, non li ho visti. Allora, se io intendo mettere a posto una casa, è evidente che io faccio un preventivo. Ma se non intendo mettere a posto quella casa, non andrò a chiedere 1000 preventivi per poi buttarli al vento. Allora, o giochiamo a carte scoperte. Quindi il fatto di non sapere i costi è perché non si vuole andare avanti. Non è perché non si può. Non voglio dire questo. Se i costi non mi vengono. Se l'analisi è stata fatta e c'è un sindacato e altrettanti e due consiglieri che io rispetto assolutamente nel loro ruolo propositivo, perché io sono stato il primo a dire: se il consigliere Cason leva i capelli, io non levo i capelli, ma insomma. Ha fatto un lavoro di approfondimento. Io stimo anche il suo lavoro, non ho mai accusato, tra virgolette, passami il termine, accusato di conflitto di interessi, perché se uno fa un approfondimento, però al contempo esigo anche che si giochi a carte scoperte, chiarissimo. Da consigliere e da maggioranza. Diversamente, c'è un presidente Panteca che rappresenterebbe il consiglio, rappresenta il consiglio tutto, ma è anche espressione della maggioranza. Quindi, se stiamo in maggioranza e guardiamo analiticamente
con precisione e con volontà costruttiva la proposta. Mi domando perché questa proposta sia stata a suo tempo ritirata. Siamo sfruttate, ricattate, non abbiamo nessuna tutela. Venite a vedere di persona come si lavora negli appalti comunali, uno schifo. Allora, Torcelli voleva intervenire. Concludo solo questo, per parte nostra, ho atteso 20-37 minuti, dico solo questo, scusami. Per parte nostra, dal 2016 sono state fatte una gran quantità di assunzioni ed è chiaro che nel nostro intendimento continueremo con la selezione pubblica, con i concorsi, con, tra virgolette, anche la graduatoria che si deve andare a fare. Che si farebbe anche in questo caso? Ma no, non lo so, no, non lo no, so, con la pubblico, ma secondo quello che è il recepimento e l'assorbimento nell'ambito della macchina comunale anche dei precari, secondo quello che è stato il loro impegno temporale nei servizi prestati all'amministrazione. Allora, Torcelli Flash voleva dire poi, Casone Blau. Senza far polemica con Bamuda, le cui parole apprezzo, siamo stati insieme in commissione, lui, faccio una battuta, Michele, già 2-3 commissioni prima voleva chiudere e licenziare perché dal tuo punto di vista la discussione era già stata ampiamente affrontata, però dalle parole di Babuder si evince, e questo lo dico da opposizione, ma lo dico anche da, anche io mi tolgo il cappello da cittadino, si evince che su un tema delicato, importante, come all'inizio Andrea Blau ci ha sottolineato, alla fine c'è stato un incartamento, c'è stato un problema politico, no? Ma tu l'hai detto, ma non politico. Perché sì, perché tu stesso lo dici. Il problema politico, Michele, si pone adesso, Michele, prima non c'era, tu stesso, poteva esserci, Michele, una buona volontà, Michele, però, che va condivisa. Michele, ecco, ma in verità, quando tu dici, c'era la delibera, loro stessi che l'hanno ritirata oggi voteranno a favore della petizione. Poni un problema politico, perché... No, personale, non politico, perché non tu, è un problema tu mio. Tu evidenzi il fatto che c'è qualcosa che non ma funziona. Ma se io credo in qualche cosa, continuo e la propongo avanti. Continuo a proporla. Quindi se io mi limito a questo. Allora, fermi, caso poi di Blau. Allora, innanzitutto fa specie che vice sindaco Polidori, il quale è anche assessore al bilancio, non sia presente questa sera qui anche durante un contraddittorio. Vabbè, lo so, perché abbiamo registrato, ma è importante, perché se è vice sindaco, io faccio una domanda al vice sindaco, perché non dimostra lui che vi è un rischio potenziale nel costituire una società comunale multiservizi? Perché non l'ha dimostrato. Allora io chiedo al vice sindaco, rivolgo una domanda pubblicamente al vice sindaco, che dimostri lui, visto che ha valutato il rischio in modo negativo, perché l'ha valutato in questo modo analiticamente. Sì, ma, scusa, dovete valutarlo anche voi in senso positivo, però non solo in senso negativo. Allora, lui ha fatto delle affermazioni chiare, importanti, dicendo che vi è rischio finanziario e che costerebbe di più una società, l'ha detto chiaramente, no? Però non l'ha analizzato. Che ci vorrebbe, bisognerebbe spendere 50.000 euro per fare uno studio approfondito. Ma allora se io mi dicessi che questo studio ce l'ho, ma è questo quello che io ti chiedevo quella volta, ma non posso presentarlo, e se mi dicessi che io non posso, come la lettera sulla Trinkovic, Roberto, allora è fatto un po' sbagliato, bisogna sapere che io sono finito sul giornale per conflitto di interessi, ma era virgolettato, perché io ho presentato al comune, ai dirigenti, due pareri giuridici in cui io asserivo che i dipendenti degli appalti passano direttamente nella società comunale. I consiglieri comunali dicevano di no, Cason diceva di sì. Terranova è arrivato, il direttore generale Terranova è arrivato in commissione dicendo, in poche parole, ha ragione Cason, non si fa il concorso pubblico e con la clausola sociale applicata nel contratto collettivo della società in house passerebbero direttamente dagli appalti alla società in house. E andiamo io mi permetto, per quale motivo io non presento un piano economico? Se parliamo di terzi, non posso presentarlo, non è corretto, sono d'accordo con Babuda, però possiamo, non posso presentare un piano economico, non possiamo, qui io credo che sia molto pericoloso, non possiamo qui dare interpretazioni terze, quarte di quello che ha detto Terra Nova, perché non c'è, ma credo che sia molto, tra virgolette, verbale. Allora, al di là di tutto, credo che sia molto nocivo, allora, se, per non dire pericoloso, attribuire a terzi altre dichiarazioni, veritiere o meno, contraddittorio. Quindi, al di là di tutto, io riporto di Polidori o Terranova, dice adesso.
Dico in generale, pubblica, per rispetto, pubblica. Perché se allora se io parlo del direttore generale o segretario generale del comune, ma dichiarazione o un contraddittorio, oppure vengo con un verbale, ma così vale prima. Per chiunque. Sì, 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 sono d'accordo, andiamo avanti, passiamo il punto. No, e allora, scusa, le commissioni sono anche pubbliche per loro natura? Certo, cioè, è ovvio però, che, ma Michele, assolutamente. Ma è ovvio che come non possiamo riportare? Marco, se tu dici una cosa e Roberto Casone dice un'altra, attribuendole questa cosa differentemente alla medesima persona, evidentemente o non l'avete capito o quella persona si è espressa male. Quindi in questo senso dico... Come dice Bertoli e la consigliera Bertoni, visto per parlare degli assenti, non l'ho compreso io. Non sta a me difendere nessuno. Ma non comprendo, sono io che non comprendo. Bertoni cosa voleva dire? Torniamo a caso. No, io volevo soltanto dire che da quello che ha detto il segretario generale, i dipendenti sarebbero assunti per selezione ad evidenza pubblica per titoli. E quindi, sì, per titoli, sarebbe possibile inserire dei criteri. Per titoli nel senso che si inseriscono dei criteri in base ai quali le persone che hanno svolto un certo tipo di lavori vanno ad avere un punteggio maggiore e quindi non c'è ma clausola Bertoni, sociale. Ma Bertoni, come fa ogni azienda c'è privata? Come fa ogni azienda privata? Una selezione ad evidenza pubblica? Allora, sì, ma lei ha detto che c'è una clausola sociale, ma di clausola sociale non c'è. Ma se deve parlato, essere ancora costituita la società e deve essere ancora redatto il contratto collettivo, di cosa stiamo parlando? E quale sarebbe, Roberto? Allora, volevo chiarire sì, quello chiedetelo che ai sindacati come io si fa un contratto quale collettivo. Quale sarebbe questo contratto? Sarebbe chiedetelo. Il contratto, eccolo qua. Cioè, ecco, chiedetelo ai sindacati. Il contratto nazionale verrebbe applicato sono tutti qui. I servizi fiduciari, io lo so eccetera. Che contratto. Fermi. Diceva Polidori poco fa, multiutility, quello del multiutility, non so cosa vuol dire, qual è. Ma va fatto anche su misura. Su misura. Deve rispondere so, è una discussione surreale, ho capito. Sì, soprattutto quando si cerca di entrare nel merito poi si svia andando a parlare. Vabbè, restiamo sul merito allora. Cosa sul dici? Merito, è possibile costruire una contrattazione che rispetti sulla parte retributiva quello che è la previsione della contrattazione collettiva, per cui un soggetto che lavora in un settore, quel settore è normato dalla contrattazione collettiva, avrà una retribuzione che deve essere quella, per cui non scappi, o lo paghi di più o non lo puoi pagare di meno, ed è in linea con quello che spende oggi la pubblica amministrazione per un appalto. Non puoi fare diversamente. Articolo 36 della Costituzione. Quindi andrebbero a guadagnare lo stesso di adesso? Sì, esatto. O di più? Di più? Ma lavorando quanto? Ma lo stesso dipende dall'orario. Se io oggi lavoro 36, giusto? Ecco. Prego. Nel pubblico quante ore sono? No, ma non c'entra il pubblico. Perché quante pubblico, ore fa un dipendente comunale? Non lo so, bisogna chiedere a lui. Cioè, esistono i contratti individuali, per cui la contrattazione collettiva... No, 20 ore, 30, 40 ore, cioè non è che c'è un 36, 40. Dipende dalla persona, sono contratti individuali, ribadisco, cioè esiste il contratto part-time, esiste il contratto full-time. Cioè, la contrattazione è bella ampia, non è che siamo a 40 anni fa dove perché c'era cosa un contratto. Perché cosa dice Ruder? Cioè andrebbero a lavorare meno ore, cosa vuol dire? No, dico, è una quindi possibilità che questa, perché parliamo di retribuzione e di orari. Allora, se di retribuzione è sbagliato parlarne. Di orari è sbagliato parlarne, no, perlomeno può parlarne. Essere fuorviante. Se ne parla in maniera sbagliata. Sì, ecco, benissimo. Ma stiamo parlando di un contratto collettivo domanda, che deve essere ancora costruito. La domanda è, bravissimo, deve essere ancora tutto costruito. È questo. Allora, avete capito il significato? È come dire, noi abbiamo fatto una proposta. Allora, o la proposta mi dà tutti i requisiti, i criteri, i crismi, i canoni, tali da renderla affidabile, o se no rimane un pur parlé. Oh, vabbè, ma siamo corretto. Anche ma stiamo SMS. Parlando tutta la sera allora, di questa cosa qua. Nel momento in cui arrabbiate con me. Ma stiamo nel momento in cui io faccio una proposta, o sono matto e la faccio senza avere dei criteri, oppure ho approfondito la questione. Però, quindi mi premuro. Ma io non posso più farlo. Sì, ma è un questo non può essere un problema di Babuder. Babuder e tantomeno dell'amministrazione, perché la giunta politicamente non ha condiviso questa proposta. Oh. È stata fatta una petizione? Benissimo, noi nel rispetto dei cittadini abbiamo acquisito la collaborazione dei sindacati, alcuni consiglieri hanno avuto più confronti con il segretario generale, con l'amministrazione, altri direttamente tra consiglieri, ma mi pare che non rientri tra le linee. Perfetto. Guida, allora, Casone, voglio capire una cosa, poi Razza so, giustamente vuole intervenire anche lui e torno a Blau.
non ci può dire niente neanche dei conti, dei conteggi no, fatti. Io ho elaborato dei conteggi, un piano economico per determinati servizi, perché purtroppo non posso produrre nulla, ho tentato di produrre agli uffici. Non lo posso fare anche per rispetto dei cittadini che hanno presentato una petizione popolare. Loro dovrebbero eventualmente corredare o chiedere ad un professionista, qualcuno, di allegare eventualmente un piano alla petizione popolare. Questo lei non ce lo può anticipare. Non posso anticipare. Vabbè, per ci può dire il titolo, non posso regge. Dire. Cioè, secondo lei questo studio regge. Io vi posso dire. Io vi posso dire, regge anche sul modello di Venezia, del comune di Milano, altri comuni che hanno società partecipate. È arrivato primo un SMS dove si dice che il porto ha le società in house che funzionano perfettamente e non hanno nessun problema finanziario. Allora chiediamolo per favore al presidente del porto se funzionano o non funzionano le società partecipate. Balau e poi razza. Ecco. Sì. Allora il problema, lo ribadisco, è una questione di valutazione seria di quello che deve succedere con questa Costituzione. E poi quelli che sono i messaggi che vedo arrivare sono messaggi di gente che dice: ok, non volete così, qual è la soluzione? Qual è l'alternativa? La verità è una sola, le cooperative fanno solo comodo al comune. Si risparmia. C'è più flessibilità. No, io forse, in assolutamente senso. Non posso rispondere a questo. Poi, oltretutto, c'è questo continuo rimando alle cooperative. Cioè, il mondo degli appalti non è fatto dalle cooperative. No, si parla di cooperative come società appaltatrici. Sì. Questo intendiamo. Chiaro. Vabbè, ok. Spero che questa sottigliezza sia questo il motivo. Secondo me, se si dimentica da dove nasce il problema... Scusami, io a questo messaggio, volete che noi lavoratori con 500 euro di stipendio facciamo i conti? Io mi domando, ai lavoratori cui è stata presentata la petizione, e lo chiedo in assoluta buona fede, cos'è stato spiegato, se voi ne siete a conoscenza? Perché io la petizione non l'ho vista certo girare in Piazza Unità. Allora, o sta petizione nasce così dal cielo, oppure voi che avete maggiore contezza... Queste sono parole forti, Michele. No, voi che avete maggiore contezza, io levo tutti... In generale, lo chiedo a tutti. Voi, se come sindacato lo sapete di più, lo chiedo a te se sai qualche cosa di più, perché se qualcuno mi nomina in una petizione, io come prima cosa vado a chiamare il primo firmatario e gli chiedo scusa, mi fa piacere, ci confrontiamo. Allora, se vogliamo dirci che la petizione è nata così, diciamoci che la petizione è nata così. Ma possiamo dirla tutta, allora, Michele, visto che, scusami se ti interrompo, visto che tu prima hai ricordato la delibera ritirata. Cioè, non sarebbe stato più semplice, forti anche della convinzione, Roberto, e qui dicendo questo non sto prendendo parte, forti della convinzione che il sistema può stare in piedi. Cioè, non era più semplice una volta ritirata la delibera ripresentare qualcos'altro? Perché a me sembra che abbiamo fatto più chiacchiere, perché alla fine rischia, come ha fatto anche nel posto oggi. Ma la giunta oggi è contraria. Aspetta, fammi finire, per favore, Roberto. Dopo dopo anche su quello voglio dire una cosa. Cioè, sarebbe stato più semplice, forti della convinzione che questo sistema può stare in piedi, una volta ritirata la delibera, ripresentarsi o ripresentare, come volete coniugarla la cosa, in una maniera diversa, perché come ha detto ora Michele, se ho capito, se ho compreso, la petizione forse non è stato lo strumento che ha fatto del bene ad un'eventuale ipotesi, ma ha solamente, si può dire, diciamo, dopo quegli eventi, ha incasinato le cose. Beh, ha sollevato un problema, no? Però. L'ha sollevato, l'ho detto che in commissione il problema dei lavoratori parlato, a 500 euro, cioè, dei lavoratori precari, anche... di tutte le cose, l'abbiamo già sottolineato oggi come in commissione, però il mettersi a discutere, cioè, nella maniera in cui ci siamo messi a discutere, bisogna su una petizione, però, quando invece forse... il percorso poteva essere diverso. Beh, ma va rispettata anche la volontà di 750 cittadini. Dopodiché, anche questa sera, qui faccio veramente polemica più istituzionale che politica, sentire da Michele Babuder, come ho sentito anche da un consigliere del Lega in commissione, ora enfatizzo, ma cosa parliamo avanti, che tanto la giunta ha già il suo indirizzo?
è, come ho detto in commissione, svilente, svilente del ruolo, ok? Quindi ora facciamo anche un passaggio istituzionale. Ma questo è svilente del ruolo istituzionale del Consiglio e delle commissioni. L'ho detto, l'ho detto. O il Consiglio Comunale, e qui chiudo, chiedo scusa se vi ho portato via troppo tempo, o il Consiglio Comunale ha un ruolo, ok? È ovvio che ne discutete o no? Politico. Allora, stiamo a guardare questo messaggio che ha il senso di tutto. Allora, voglio sentire anche Razza poi. È mai possibile se i comuni nel passato hanno amministrato tutto, oggi la politica vuole demandare tutto ai privati con un raddoppio dei lavori pubblici? No, Allora, credo che il senso sia questo: se una volta era gestito tutto dal pubblico, perché oggi stiamo demandando tutto perché, per i lavori però che perché fanno dentro si fa per una questione di spesa. Oh. Allora, questa spesa, ma tutto è sanità, cioè tutto, assolutamente tutto, assolutamente tutto. Allora, dimentichiamoci il discorso Trieste Servizi. Giusto, ha ragione. Sì, ha ragione. Però, Roberto, non l'ho fatta io la conferenza stampa. Perdonami, se dobbiamo condividere le quattro carte, quando è stata presentata quella delibera, le abbiamo condivise. Ma perché Forza Italia condivide? No, ma perché io ti do una proposta di delibera. Ma io dai, scusate, ma dai, noi stiamo mettendo facendo una cosa, io ti sto dicendo, se diciamo bravo a questo che giustamente dice condividiamo quattro carte, poi io ti chiedo, possiamo condividere sto piano? Mi rispondi no, non posso. Come no, chi ha mai risposto? Ma porca miseria, adesso, ma o non lo sento io? Allora, ma non sbaglio? È, non è possibile. Ma non, perché non è non possibile? Non stiamo discutendo una proposta di due consiglieri comunali. Stiamo facendo confusione. No, ho capito. Non è una proposta nostra. No, ma Cason, secondo me non possiamo prescindere da una cosa. Non prendiamo... Il problema è i numeri. Sì. Polidori dice, per capire se la Trieste Servizi può stare in piedi, bisogna spendere, fare una consulenza, 50.000 euro. Sì. Tutti siamo contenti che non vogliamo spendere 50.000 euro. Lei ce l'ha in casa? Faccia vedere. Chi se ne frega se il comune dice che non si può, non... Sapete cosa ce la faccio vedere, faccia vedere questa consulenza, così ne discutiamo. Stiamo parlando, questo sto dicendo, no? Lo devono chiedere al presentatore della petizione popolare, questo, non a Cason. Cason ha già presentato due pareri e sono andato in conflitto di interessi. Scusate, ho anche una professione da tutelare. Ma stiamo mettendo il carro davanti ai buoi. Il peccato originale è stato fatto all'inizio. Voi avete presentato questa proposta di delibera senza avere un... È come acquistare... Io voglio acquistare la villa, però non so se la banca mi dà il mutuo. Faccio il passo più... Ma scusa, anche la Lega però ha presentato una proposta di deliberazione. Ma voi avete fatto una sulla rottamazione delle cartelle. Allora, avete fatto una proposta di una tale importanza di delibera senza confrontarvi con la maggioranza. Adesso lo dico tutto, scusate. Avete ritirato la delibera e adesso date dopo un'ora siamo arrivati al suo. Date la responsabilità ai cittadini, una petizione e la Lega avete portato la idea con la lista di piazza? Io non ho detto che non condividiamo. A prescindere, l'ho detto dall'inizio della commissione, che se non abbiamo senza tappare la bocca a due consiglieri facendo ritirare una delibera, se non abbiamo uno straccio di documento di sostenibilità economica finanziaria, noi non siamo d'accordo, non possiamo votarlo, perché come voler acquistare una villa ma senza sapere se la banca ti dà il mutuo. È la stessa cosa, noi non possiamo votare una delibera o essere d'accordo su una delibera su un importante cambiamento di questo spessore, perché sarebbe veramente un cambiamento. Siamo arrivati, ma non è possibile. Siamo arrivati a proprio da zero. Allora, fermi. Possiamo dare un'informazione tecnica? Siamo arrivati al punto. Possiamo dare un'informazione tecnica? Quello che vi dicevo io, e poi avete capito che la politica su questo sta litigando, cioè, o comunque quell'indirizzo non c'è, anche se l'idea non è stato condiviso. Poi è anche vero, dico una cosa, andiamo in pubblicità, ma non siamo contrari a prescindere, non so se avete capito. Io credo che Doccelli si divertisse parecchio in questo momento. Non mi diverto perché parliamo di persone. Scusa, se io ho un documento che mi dice il comune paga di politicamente meno. Dico che è un bel casino, ecco, non è un casino, no. Se lui mi dà una carta, il comune spenderà di meno. Perfetto. Ma non vi siete accorti ma di quello che avete detto? Ma il problema è una, non cioè, è tre una... minuti fa vi siete accorti di quello che avete detto? Sì, e comunque ci siamo accorti di quello che abbiamo detto. Abbiamo parlato dell'iter sbagliato. Se l'iter è sbagliato, non è detto che se lui mi fa una proposta e facciamo due conti e vediamo che la sostenibilità finanziaria c'è. Secondo questo me, è il problema. Posso non è dire problema, una cosa e andiamo in pubblicità. Al di là della questione da legule, ma è abbastanza semplice la cosa, non è? Del come, del cos'è e del come è partita. Certo. Secondo me, cioè, è un'idea che vi piace o no? Nel senso, è un orizzonte possibile?
Perché di questo stiamo discutendo. Al momento non lo vedo possibile, così come siamo ad oggi. Lo vedo difficile. Non è detta mai l'ultima parola, perché, ripetiamo sempre, torniamo sul discorso economico. Perché oggi lo stiamo decidendo, il 3 si vota in ascia. No, il 3 è solo un indirizzo, è un indirizzo. E allora io dico... Ma non possiamo iniziare un percorso senza avere dei documenti? Capisci quello che è il problema? Chiarissimo. Vi fermo, ricominciamo da qui, tra pochissimo. Calma. Discussione è andata avanti durante la pubblicità. Voglio dire una cosa, ci hanno scritto, bellissima discussione, non si è capito una mazza. Della diretta servizi. Vabbè, ne parliamo da mesi, grazie Roby, mi dispiace per questo messaggio. Abbiamo cercato di spiegarlo mille volte, ne abbiamo parlato con un altro milione, insomma, eccetera, eccetera. Chi lavora oggi negli appalti lo assumiamo in una società che è della sfera... che è della sfera dell'amministrazione pubblica comunale, sì o no? È questo il dibattito, perché i lavoratori in appalto sono in forte difficoltà, le vedete le cose, precariato, lavorano poco, lavorano male, denunciano e guadagnano poco. In attesa di questa discussione, di chi tira fuori i soldi per fare il conto economico, gli appalti vanno avanti, vanno a termine. L'ultimo esempio recente che non sono riuscito a seguire direttamente, ma che racconta quello che sta succedendo, è per esempio l'appalto dell'ITIS, dove di fatto le rette aumentano, quindi i costi per il servizio aumenta, il servizio alla qualità diminuisce, i lavoratori hanno una riduzione di ore. Se questa è la logica del bilancio della pubblica amministrazione, mi sembra che più di un occhio sia stato chiuso nei confronti del cittadino e del lavoratore. Questa discussione, se continua su una valutazione di bilancio dimenticandosi della questione sociale, è una discussione che assume soltanto l'aspetto politico, ma in un termine dandoci un'accezione negativa, perché la politica deve avere un interesse della collettività. Sì, ma io l'ho detto all'inizio, ho premesso di scindere la questione etica sociale dalla questione dell'amministratore pubblico. Abbiamo bisogno di unirla. Il comune potesse fare economicamente, cioè il comune, perché finanziaria, ma non, allora, che problemi ci sono? Il sindacato, non è parte. Allora, vi dico una cosa. Tu sai se c'è? Ti faccio una domanda. Tu sai se c'è sostenibilità finanziaria economica? Mi sai dare una risposta tu? Ma se te l'ho appena detto che volevo fare il allora non lo sai. Il vice sindaco ha detto che c'è un rischio. Vorrei sapere come c'è un rischio. Lo chiedo al vice sindaco che presenti un piano economico, perché non può dire che il rischio è. Non deve presentare il vice sindaco un piano economico. Beh, ma se dice che c'è rischio, come ha fatto ad analizzare il rischio? Perché fino adesso la partecipata del comune non ha assorbito i servizi che sono stati esternalizzati. Perché? Ma l'ha detto anche il sindaco tutto. Questo, ha detto che ha già una società in house, eventualmente potremmo usare questa per internalizzare i servizi. No, la Bertoni sta chiedendo un'altra cosa. No. C'è perché esatto non prende quei servizi in appalto? Non può bisogna cambiare lo statuto. Finora non lo ha fatto, perché questo problema è un problema che è da anni. Allora perché esatto bisogna modificare lo statuto innanzitutto di esatto. Io ho vissuto personalmente una situazione di questo tipo e l'ho già anche raccontata. C'erano. Ci vuole la volontà politica su questo. Non è così. Non è quello che scrivono in questo SMS. Vi prego, non mettiamo 500 cose. La politica non ama i lavoratori. Ma non è vero, ma lo abbiamo detto di voi. Ho capito, lo diciamo tutti, stiamo parlando per questo. Però prima hai detto una cosa diversa, Raffa. Ed è registrato. Cosa ho detto? Tu prima hai accusato Cason e Panteca di aver presentato la delibera senza dire, non so le parole. Condivisione, senza condividerla. Quindi tu hai espressamente dichiarato in diretta ed è registrato che alla fine Trieste Servizi è morta alla sua origine per un problema tra di voi. Non hai detto questo. No, hai non detto, ho detto che morta. Voi non l'avete condiviso e questo voi gliel'avete fatto pagare a Cason e Panteca. Gliel'avete fatto pagare a scapito dei lavoratori, per cui le vostre beghe interne, che temo siano più beghe personali che beghe politiche, allora, adesso lei si sta scaldando perché deve fare audience, deve fare scena. Non ho da fare audience, deve ho fare sceneggiata, ho da dire le cose come stanno. Penso di essere se c'è qualcuno che fa le sceneggiate in commissione o in consiglio, penso che sei proprio tra i vostri banchi della maggioranza. Devo essere chiaro, ho espresso dall'inizio che è iniziato. Ma certo, ma fermi. Io so quello che ho detto. A Cason di aver preso un'iniziativa consigliare. È chiaro. Ma voi mi
siete vendicati. No, va bene. L'iniziativa consigliare con dei dati in mano, se partiva da loro, era una cosa diversa. Ma ci è stato impedito. No, l'ho detto 50 volte. Hanno voluto esaminare in capigruppo. L'ho detto 50 volte questa sera. Razza, va bene. 50 volte. Va bene. Io posso invitare a dare una risposta ai lavoratori, per cortesia. Quindi lasciamo stare queste discussioni che hanno dinamiche che conoscete voi. Non le conosce la gente che e è dentro frega quella telecamera. Soprattutto non se ne non gli frega niente, perché loro sono passati 5 minuti verso la fine del prossimo appalto, che vuol dire perdere altra retribuzione e perdere altra, se vogliamo usare questo termine abusato ormai ultimamente, la dignità. Però loro lo sanno cosa vuol dire dignità. Io ho lavorato in appalto. Io so cosa vuol dire prendere un orario di lavoro e tagliare le ore alle persone che oggi sono miei iscritti, per esempio. Per questo ho questo atteggiamento così diverso magari da altre persone che invece non sposano questa idea. Il sindacato non sposa l'idea di questi servizi. Il sindacato vuole risposte verso un settore che sta impoverendo le persone, che, dove c'è un contenzioso enorme, un contenzioso spaventoso fra pubblica amministrazione e azienda che si riversa sui lavoratori. Lavoratori che per avere giustizia devono incominciare vertenze che iniziano oggi e non si sa quando finiscono. E intanto il tempo passa, arriva il prossimo datore di lavoro che mi guasta la vita. Tu, lei. Vabbè, tu va benissimo. Sono abituato a lei. Tu hai avuto modo di confrontarti con un firmatario della petizione? Sì. Hai spiegato quali lui, hai spiegato a lui o a loro quali sono i vantaggi concreti adesso, oppure io ho spiegato detto, i rischi non potrà andare peggio di adesso, perché un conto, se io faccio, è quello che continuo a ripetere, una proposta, mostro gli svantaggi che sono noti al momento e mostro i vantaggi che dovrebbero, che sono incerti, ma che non possono essere indeterminati ad libitum, cioè devo avere anche la serietà e la responsabilità, e non lo dico a te soltanto, ma a te come esponente sindacale, di rappresentare le cose con la massima chiarezza. A tutte queste persone è stato rappresentato con la massima chiarezza, oppure il messaggio è lo stesso di quello che ci arriva, i conti li dovemmo fare noi? Perché se il messaggio che arriva, i conti li dovemmo fare noi e il prospetto lo dobbiamo avere noi, allora a quelle persone forse non è stato spiegato tutto con chiarezza, ma gli si è detto unicamente meglio o meglio, peggio di così non può andare? Allora, la spiegazione è stata questa. Rispetto a quello che è il segnale di disagio che trasferiscono, e siamo arrivati dopo, come sindacati, a valutare quello che è la costruzione di Trieste Servizi, il sindacato ha deciso di valutare quello che era questo percorso, come sta facendo ancora adesso. Qua io non sono a rappresentare una bandiera pro o contro. Così come è stata la manifestazione che abbiamo espresso quando abbiamo presentato a spese del sindacato, un lavoratore non ha speso un centesimo, con quel parere legale che non era né a pro né a contro a quello che doveva essere la fattibilità di passaggio di tutela dei posti di lavoro tra un'azienda, di un dipendente che lavora in un'azienda oggi in appalto, e quello che era il suo ingresso nella società di servizi. Perché? Perché la paura era quella di dire ok, costituiamo una società di servizi e poi i lavoratori che oggi lavorano là se ne stanno a casa. Abbiamo fatto, raccolto questa... No, erano due pareri miei, no. Ma c'era anche un parere della allora, CISL. Sì, e non vado a dire perché abbiamo deciso di spingersi a fare questo parere, perché volavano delle indicazioni inesatte che mi hanno... portato a dare quello che sta dicendo lei, un messaggio preciso ai lavoratori. Quindi abbiamo deciso di intervenire con un legale che ha dato un parere, perché è un parere che era espresso a conforto di quelle che erano le persone che avevano questo dubbio. Che ha trovato conferma poi? Se non sbaglio anche un parere simile che ha commissionato la CGIL al suo legale. Esatto. Cosa è successo? Che è stato confermato in commissione però. Sì, ho fatto e fa sì, oltretutto. Sindacati pro e contro, pro e contro l'abbiamo visto semplicemente quando si è parlato di dipendente pubblico e dipendente privato. Poi la strada dei sindacati è quella, tutela del lavoratore. Non esiste un sindacato che possa fare una strada diversa. Che i sindacati in quella commissione in cui sono stati auditi abbiano detto cercate da noi una legittimazione. Gli altri sindacati allora non hanno capito una legittimazione. No, io condivido una legittimazione a una proposta che è incompleta. Allora, e questo è il punto, quando io ho detto una delibera, una proposta di delibera di iniziativa consigliare o personale è stata presentata, è stata successivamente ritirata, allora si è avuto il tempo, anche a seguito della petizione, che faccio ricordo seguiva la petizione di altri dipendenti
che si sono invece allarmati di poter essere esternalizzati. Certo. Quindi ce n'è stata una, e se io vado a vedere sulla pagina di Trieste Servizi, già il nome era creato ad hoc ab origine, muoviamo questa petizione per controbilanciare le preoccupazioni dei primi, giusto? Questo era. Allora, mi domando, gli stessi sindacati, gli altri, che sono fermamente contrari, hanno detto non potete chiedere a noi una legittimazione della proposta che deve arrivare da un organo di governo. E in questo senso, Toncelli, io ho detto andiamo al voto e andiamo in aula, perché è evidente che noi abbiamo agito attraverso il nostro assessore, attraverso la nostra giunta, attraverso un altro percorso, ovvero con le assunzioni, e le assunzioni le abbiamo realizzate. Credo che le assunzioni siano la miglior risposta. Blau, la replica, poi il caso di anni. Andiamo più veloci. Io dico che l'espressione che, o meglio, quando è stato convocato, è stato chiesto al sindacato di partecipare a quella commissione, il motivo della presenza doveva essere dare una spiegazione a quello che era un percorso che si scontrava con delle realtà tecniche che erano quelle, per esempio, dell'applicazione del contratto, perché i commissari, i consiglieri che erano presenti dicevano noi non conosciamo bene la materia. Lo sforzo del sindacato doveva essere quello di raccogliere quella richiesta di chiarimenti che mi sta dicendo lei, da qualcuno non è arrivata. È stata usato un linguaggio che non era quello oggetto di quell'incontro. Vabbè. Cioè dire che quella che era una strumentalizzazione del sindacato, in sintesi, a me non interessava, io non mi sentivo coinvolto in una richiesta di autorizzazione. Mi viene chiesto se è possibile applicare un contratto di un tipo piuttosto che una parte normativa di un altro. Presto, allora do la risposta. Diciamo la mia. Però per favore, posso fare questo esempio che è l'ennesima volta, e lo faccio sul discorso di perché dovrebbe sentirsi garantito un lavoratore nel passare da una società privata in appalto a una società partecipata. E l'ho vissuto due volte e ne ho fatto più volte l'esempio. Lavoratori che facevano le letture dei contatori per Acegas, a parto gestito da una società in appalto con Acegas, devastati, con applicazioni di contratti a cottimo, hanno avuto una piccola parentesi di un anno, per dinamiche non sto a raccontare, inesatto. Hanno vissuto la loro parentesi professionale nel miglior modo che avessero mai potuto pensare. Erano disponibili a fare qualsiasi tipo di lavoro pure restare là dentro. Gli è stato detto che per causa dello statuto non potevano restare. Sono usciti, perché non c'era la possibilità di modificare i tempi. Si è tornato alle condizioni. Hanno perso il loro lavoro. Non sono più là. Adesso continua ad essere fatto quel servizio con condizioni indicibili. Altre persone che facevano, per esempio, il servizio di controllo dei parcheggi per un'azienda privata, hanno fatto in quel caso la selezione perché la dinamica non era quella che potrebbe. Sono entrati in esatto, adesso è in esatto, cambiando qualità di vita. No, retribuzione più bassa di 30 euro. Il principio non è mi devi pagare di più, è voglio vivere condizioni meglio di lavoro. Allora, perché reinternalizzare i servizi comunali in una società multiservizi che potrebbe essere anche esatto? Perché anche il sindaco ha detto abbiamo già una società, esatto, va bene, usiamo quella. Allora, qualora si potesse modificare l'oggetto sociale, quindi lo statuto di esatto, ben venga. Anche se personalmente io terrei sempre suddivisa, separata la società che si occupa della riscossione dei tributi e degli extratributi del Comune di Trieste dalla società multiservizi. No, ma legalmente si può fare, si può unire tutto quanto, però la società che maneggia i soldi dei cittadini la terrei distinta dalla società, ma si può fare per legge tranquillamente. Allora, se è vero che questi servizi potrebbero essere appaltati oggi e reinternalizzati nella società esatto multiservizi SPA, indifferente, ho dato anche il nome così ironicamente alla società altra futura società. No, sarebbe sempre statuto, esatto. Arato, a questo punto noi avremmo il vantaggio di innanzitutto non bandire più gare di appalto, non avremo più ricorsi al TAR, i dipendenti passerebbero direttamente, l'abbiamo visto che si può fare dagli appalti direttamente alla società esatto. Naturalmente bisogna applicare la clausola sociale Blau nel contratto collettivo. Quando ci sono le ferie le richiamiamo. Bene. Quando ci sono le ferie, le sospensioni, eccetera, malattie, potrebbero essere tranquillamente spostati, vediamo se Blau mi contraddice, negli altri servizi, perché la società multiservizi viene vista, potrebbero essere anche stesse mansioni, perché la società multiservizi deve essere vista come una torta di tanti, con tanti spicchi, con tante fette, dove in ogni settore comunque ci sono dei servizi, tra cui il portierato, il verde,
strade, eccetera, e i lavoratori potrebbero assolutamente anche girare attorno, la legge non lo vieta questo, purché la contrattazione collettiva lo consenta. Oltre a questo dico che comunque i soldi resterebbero a Trieste, perché noi abbiamo dato 18 milioni alla Lombardia, va bene, con la società, e non faccio il nome adesso per correttezza, ma che tutti conoscono, per quanto riguarda il lotto 2 mense, noi abbiamo dato 18 milioni soldi dei cittadini alla Lombardia, va bene? Invece se i soldi restassero nel comune di Trieste faremmo anche girare un po' di più l'economia triestina. Oltre a questo ricordo che le addizionali comunali dei dipendenti assunti in una società triestina andrebbe versata l'addizionale comunale nel comune di Trieste, e quindi andrebbe anche a fare bilancio nel nostro comune. E poi ci sono tanti altri fattori. Le tasse fattori che pagherebbero. Posso, certo, allora, rispetto, tanti altri fattori. Rispetto a quello che ha detto Bertoni e Tocelli, sarò velocissimo. Pochissimo, meno di un minuto. Velocissimo. Allora, rispetto a questa ultima dichiarazione, no, dell'azienda che si è presa 18 milioni. Allora, se è quella di cui parliamo, ci ha incontrato ad un incontro sindacale, ha dichiarato che, stando le cose così come stanno, a scadenza del quinquennio, perché di solito i contratti sono 3 più 3, 5 più 5, 6 più 6, al quinto anno di contratto intendono non rinnovare il contratto di appalto, perché così è insostenibile. Tradotto, probabilmente si andrà ad un'altra gara, vediamo se chi se la giudicherà, visto che manterremo il sistema degli appalti. Sicuramente, allora, se questi non ce la fanno con questa cifra, o si alza, esatto, i soldi messi sull'appalto, per usare il termine spicci, o se no avremo un ulteriore impoverimento. Se poi si inventano soluzioni, Bertoni, tecniche strane, come anche che fermi, non Bertoni, come finisce? Fermi, Bertoni, poi Tocelli. Allora, noi dobbiamo ancora cercare di valutare per bene questa proposta, questa petizione, perché comunque la direzione è quella di restare comunque sull'esternalizzazione dei servizi. È reinternalizzazione. È reinternalizzazione per modo di dire, perché comunque si tratta di una società privata, non è comunale come 100%. Assumere in comune queste persone. Quindi non è l'internalizzazione. Non avrebbe lo status di dipendente comunale, dipendente pubblico, ma sarebbero controllati. No, avrebbero lo stesso trattamento economico, ma non lo stesso trattamento giuridico. Il consiglio comunale, scusami, analogo. Ma no, l'ha detto più di una volta. Però il controllo analogo sai perfettamente che cos'è. Noi non controlliamo oggi le società appaltatrici, mentre una società comunale come Esatto viene controllata direttamente sia dagli uffici tecnici sia dalla politica, mentre noi andiamo a controllare gli appalti soltanto contrattualmente, e se ci sono inadempienze sappiamo che poi noi possiamo soltanto applicare le penali o divenire ad una risoluzione contrattuale, e a noi questo non va bene. Ma sapete che non ci sono sufficienti dirigenti e tecnici per andare a fare le verifiche sugli appalti? Questo vuol dire che si spendono soldi pubblici senza sapere come vengono utilizzati. Continuiamo allora a far finta. Allora, se c'è la possibilità di sanzionare qualsiasi irregolarità, che vuol dire un utilizzo sbagliato di quella spesa, allora va bene, andiamo a perfezionare il sistema. Ma perché quindi secondo lei, una volta che l'appalto viene dato ad Esatto, non serve controllare e vigilare? Non è un appalto, cioè, è un affidamento di servizi diretto. L'affidamento diretto, vabbè, non c'è più l'appalto. Ma c'è un controllo diretto anche della politica. Ma non servirebbe assumere dirigenti e controllori per vigilare sull'operato di Esatto? Non c'è controllo politico. Ma sono gli stessi che oggi devono controllare tutte le aziende con tutte le difficoltà del caso, sapendo che poi dietro quell'azienda c'è l'interesse di provare a trovare l'escamotage per avere il profitto. Perché oggi con le aggiudicazioni che vengono fatte non ci vengono fuori. Se chi deve guadagnare 300.000 euro all'anno ci dice che li perdi, che non ce la fa più e che se ne va, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E oggi quei lavoratori che lavorano in quella parte non stanno bene. Oltretutto lavorano anche male, con una riduzione d'orario, con sospensione estiva del contratto di lavoro e con ore regalate. Perché? Perché fanno servizio ad un'utenza delicata. Quindi regalate l'ultimo flash. No, io temo che il voto di lunedì 3 febbraio sia ormai deciso, sia ormai segnato, a prescindere dal ruolo che i gruppi di minoranza o di opposizione, come li vogliamo chiamare, assumeranno. Tanta amarezza certamente, perché su un tema che, appunto, come ho ripetuto più volte anche in commissione, è stato approfondito ed è stato sollevato anche grazie ai sindacati. Però lei non mi ha risposto alla domanda. Non me l'ha fatta, lei mi ha solo detto Tocelli. No, all'inizio sa cosa? Come vota il Partito Democratico? Lì abbiamo capito. Io credo che il Partito Democratico sia una cosa che non fa, è quello di lavarsi le mani, anzi. Troppe volte ci ha messo la faccia anche in situazioni dove magari poteva
stare in silenzio, parlo a livello locale come a livello più ampio nazionale. Io oggettivamente credo che essendo una petizione quella che andiamo a votare, chiedendo questa petizione delle cose che dalla petizione, da come è stata scritta, dall'interpretazione ma anche dall'analisi logica di quello che è scritto in questa petizione non è ma voi devo chiudere allora grazie contro. Ci rivediamo tra pochissimo dopo pubblicità il confronto Fabio Tuia che possiamo restare Alex, è vero? Certo ve lo guardate tra poco. Queste polemiche non hanno fatto bene alla città. Ho richiamato anche in altre occasioni il consigliere Tuia e ovviamente l'ho richiamato anche in questa occasione. Consentitemi di dire che sono dispiaciuto e vi chiedo io scusa a nome del mio personale e a nome del consiglio. Viviamo in una città multietnica, multireligiosa. Il nostro sindaco finalmente è stato nostro sindaco. Ha dato una risposta straordinaria, forte, molto importante, grazie a Tele4 che ci ha dato una mano importantissima per essere ascoltati dal sindaco, insieme al rispetto che noi possiamo avere e a Tele4 che ci ha dato la possibilità di poter farci rispettare. Credo che con i media e la nostra forza siamo riusciti ad ottenere una... Prima le scuse del sindaco a nome del consiglio per le parole offensive pronunciate a mezzo social da Fabio Tuiak contro la comunità LGBT, quindi la soddisfazione del DJ Alex Bini, icona del movimento che si è lasciato anche un momento di forte commozione. Il consiglio comunale odierno si è aperto così, con lo scambio di parole fra sindaco e rappresentanti della comunità LGBT assieme a una delegazione dei lavoratori portuali. Archiviata la commozione, Alex Bini ha però fatto sapere che l'obiettivo resta quello di vedere Tuiak fuori dal consiglio e per questo andrà a colloquio col prefetto. Se il comune di Trieste non mi dà una risposta, non lo butta fuori, perché io voglio che lui sia buttato fuori, noi andremo dal prefetto. Il prefetto può decidere questa cosa qui, a prescindere dal fatto che lui sia stato una persona che è stata votata con 500 e passa voti per arrivare come consigliere comunale. Tuiak dal canto suo ha tirato dritto, convinto delle sue motivazioni. Noi cattolici non siamo lasciati stare, cioè qua, perché anche qua a Trieste la nostra religione è insultata, in tutti i gay pride d'Italia e del mondo la religione cattolica viene insultata. Il sindacato di estrema sinistra non è che rappresenta tutti i portuali, rappresenta i portuali di estrema sinistra. Gli LGBT sono arrabbiati con me perché ho detto da cattolico quello che la nostra religione... che considera un abominio, però questo è vero, mi spiace, non si può più dire, però fior fior di santi hanno parlato in questo modo. La nostra fede ha delle regole. Io ho la colpa di essere cattolico, ci sarà ancora qualche cattolico che sarà, magari andrà bene. Allora, così, nelle ultime ore, come avevamo detto, cosa non semplice, non scontata, dopo l'intervista anche lunga con Fabio Tuiak di qualche giorno fa, abbiamo organizzato un confronto, quindi saluto Fabio Tuiak, buonasera, ben trovato. Bene, ciao a tutti. Gruppo misto, poche ore da quello che avete visto, poi ha scritto una lettera al presidente del porto, Zeno D'Agostino, chiedendo che per esempio non si utilizzi turpiloquio in porto e bestemmie. Saluto Alex Bini, DJ. Ciao, buonasera a tutti, a tutti quelli a cui credere, a tutti quelli che credono nella libertà. Scusate, sono emozionato. Immagino, anche perché stasera è confronto forte. Certo. Attivista LGBT. Assolutamente sì, ma soprattutto insomma mi difendo nel modo che ho di costruire un muro contro quelli che appunto mi vengono addosso, perché io non chiedo niente a nessuno. Io posso dire che sono ancora cattolico. Insomma, ce ne siamo ancora, dai, insomma, e quindi io difendo le mie idee, anche per quello che sono stato votato, anche per questo, credo. No, io sono invece un cattolico simpatizzante, come aveva detto lei. Sì, sì, ok, simpatizzante. Allora, lasciamo non sono un estremista cattolico, un cattolico normale, insomma, che segue certe regole. Beh, okay. Come no, estremista, sì. Perché estremista? Integralista. Integralista, però veramente la nostra religione ha delle regole che non ho fatto io, ci hanno parlato di queste cose, fior fior di santi, anzi giusto bene posso fare un'altra lezione di catechismo, visto che l'avevo già fatta l'altra volta quando ho detto che Gesù non era ebreo ma Dio incarnato, cioè, quindi è proprio, però questo è proprio l'ABC del catechismo, semmai
ebrei e pagani per la nostra religione dovrebbero essere convertiti, verrà via sicuro che non le ho detto io, ma questo potete controllare la nostra fede. No, riguardo, me ne dispiace, ma è proprio così. Riguardo l'omosessualità, però veramente hanno parlato fior fior di santi. Perché mi spiace, ma è proprio così. Allora facciamo questa lezione di catechismo e il problema è questo. Cioè, io ritorno adesso, sentiamo anche Alex Bini. Però, giustamente, vorrei che vi parlaste, che fosse un momento di confronto e fare un passo in avanti che mi è sembrato di capire lei non voglia fare, che non significa arrendevolezza, cioè secondo me come logica. L'altra volta le dicevo, secondo me non fa neanche bene il bene della religione cattolica esprimersi in questa maniera, benché la storia, come dice lei, le citazioni possano andare in quel senso lì. Ecco, aspetti, lei è cattolico? Io assolutamente sì, da sempre, familiarmente ci vado. Nelle feste. Che la nostra religione condanna. Sto parlando io, per cortesia, sto parlando io. Sì, sì, vale. Ma non vi arrabbiate, poi ci confrontiamo, sarà vero, questo confronto. Però, infatti, volevo terminare il mio ragionamento. Vado in chiesa, diciamo. Vado in chiesa, queste cose qui, nelle feste comandate, credo, non bestemmio, quindi sono a posto. Tuiak, cosa stava dicendo? La nostra religione ha delle regole, tipo, non le ho fatte io, tipo il catechismo di San Pio X, ho fatto un secolo fa, cioè, non è che sono passati 2000 anni, tipo i santi che citavo. E qua dice proprio il primo peccato che grida vendetta agli occhi di Dio, cioè quindi è l'aborto, l'omicidio volontario. Il secondo è il peccato contro natura, come quello dei sodomiti. Me ne dispiace, proprio è una cosa per noi, per qualsiasi cattolico, grave, che è sempre stata condannata. Comunque, non tutti devono essere cattolici, veri praticanti, si può anche essere simpatizzanti come voi, ma però dalla Seconda Guerra Mondiale ognuno è libero di vivere in pace, questo è un dato di fatto. Adesso sentiamo universale. Sì, non dico capire, questo, sì. Però, insomma, a me, io sono offeso qua da anni, sempre perché ho difeso la mia fede. Io, quando mi sono schierato così politicamente, ho cominciato a muovermi, già sono stato massacrato, ho cominciato a essere perseguitato dalla comunità LGBT. Vedi? Vedi? Perché prima mi sono messo in Lega, la Lega era un partito omofobo. No, dovete sapere che per loro Salvini è uno dei cattivi per LGBT. Per voi Salvini è un cattivo? Ma ragazzi, eppure leggi il sito Gaybur che prendeva le mie cose, dichiarazioni. Eppure viene condannato. Va bene, aspetti tu, Iacabini. Aspetti. Chiaro. Abbastanza cattolici. Anche l'altro lato l'ho detto, okay. Che forse perché cioè nel suo esprimersi con durezza, cioè non è che sceglie di essere cattolico, però sceglie di essere un cattolico integralista, militante, ortodosso, non so come, dare una definizione, quindi in quella maniera va necessariamente anche a stimolare una reazione dura dall'altra parte. Frequentando la chiesa, perché ero anche chirichetto molti anni fa, non ho mai sentito sfondare il culo e vasellina nell'uso, nel litigare tra gay. Io dico che quella persona lì, che purtroppo qui al mio fianco, è una persona che noi non abbiamo mai cagato, l'ho già detta questa qui. Impara l'educazione. Aspetti, va bene, concluda Bini, prego. Okay. Aspetti. Allora, ho detto, determinati termini e attacchi, sdoganare determinati tipi di linguaggio, porta a me personalmente, ad Alex Bini e alla mia comunità, porta solamente appunto lo sdoganamento di un linguaggio che non è corretto, dato da una persona che appunto ha la credibilità di 500 e passa persone, che è stato votato e che ha una figura istituzionale. Una persona che ha una figura istituzionale non può dire che Maometto è un pedofilo. Voi avete idea di quanti camionisti turchi ci sono nel porto di Trieste? Ma per puro culo, visto che ci siamo, è per puro culo che non è saltata per aria non solo il porto, ma tutta Trieste. Cioè, quando una persona che ha una figura istituzionale va a dire che Maometto è un pedofilo, cioè, al di là del merito, si poteva arrabbiare con la ragazzi, ben più alto livello, un tir pieno di dinamite, cari miei, altro che saltava per aria anche la SIO. Ovviamente sarà stato un però comunque sarà stato, è una schifezza. A 50 rotti anni, è una bambina di 6, dopo chiamala come vuoi. È una schifezza. Comunque anche la pedofilia è sdoganata, di nuovo.
È un orientamento sessuale come sì, tutti gli altri. Ma perché parli sempre di pedofilia? Tu? Perché la pedofilia è un orientamento sessuale come gli altri. Ma guarda, non l'ho fatto io. Interrogerei un psicologo. Eppure, controlla pure. Adesso ci sono 55 orientamenti sessuali, o 56, forse. Quindi insomma. Vabbè, comunque da condannare. La pedofilia è da condannare. No, ragazzi, è condannata, però un orientamento sessuale. Hanno condannata. Nel 1990 l'omosessualità non è più una malattia mentale, prima era una malattia mentale. Cosa porta via a te? Dimmi. Siete malati mentali, avete questa, sì, non so. E quindi? Ecco, allora tu, Iaca, aspetti. Questa non l'ho fatto io. Va bene, vi prego, vi prego. Almeno quando parlo io, fermi. Allora, però dice Bini una cosa, e quindi, cioè, come dire, cosa porta via a lei? Cioè, perché questi attacchi, queste dichiarazioni non possono vivere in pace la loro, il loro orientamento sessuale, la loro esistenza? Porta via lei? È un problema sociale per tutta la nazione. Se ci pensi. Il problema sociale è una dichiarazione forte. Il problema principale dell'Italia è la denatalità. Non c'è il problema della denatalità in Italia. Perché accogliamo migranti? Perché il gay pride ogni volta ci sono gli migranti sul carro dei gay pride? Perché c'è la denatalità, il problema dell'Italia. Quindi lei dice le coppie omosessuali non potendo avere figli. Mi dispiace, la principale causa, diciamo, della denatalità, statisticamente. Eppure questo lavaggio del cervello continuo non è da tanto tempo, non se ne sentiva parlare 20 anni fa. Adesso, infatti, il gender, per fortuna ha condannato anche Papa Francesco, sì, certo, ha condannato il gender, che questo lavaggio del cervello, ne ha parlato più volte Papa Francesco, questo lavaggio del cervello che viene fatto nei bambini, che serve appunto a omosessualizzare così i ragazzi, perché non più di qualche medico ha parlato, ma si nasce gay o si diventa? Più di qualcuno c'è chi nasce stupido e chi lo diventa. Nasce gay o no, non si nasce, si diventa grazie al lavaggio del cervello continuo. Certo, per la stupidità il lavaggio del cervello non serve. Quindi mi stai dando dello stupido? No, una considerazione mia, tu hai parlato di gay, io ho parlato di stupidi, non ti ho detto stupido. Bene, allora. Aspetti, Tujak. Questa è la dicendo la medicina. È chiarissimo. Aspetti, Tujak. Fino al 1990 era una malattia. È chiaro, aspetti. Sì. Prego. Noi abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Fabio Tujak qualche giorno fa. Sì, l'ho vista, l'ho seguita. Ecco, voi avete detto più volte che avreste denunciato, ci sono già state, credo, delle cause tra voi? No? Ma ci sono contatti con vari studi legali in giro per l'Italia. Intende denunciarlo? Cosa volete fare? No, assolutamente no. Il mio obiettivo da prima, peccato si sia stracapito proprio dall'inizio, quando oramai io ero già lanciato nella mia arrabbiatura personale, perché appunto, ripeto, è stata lesa la mia libertà intellettuale, soprattutto. Ci sono studi legali pronti ad intervenire, io ho frenato tutti quanti perché non intendo arrivare fino a quel punto. La cosa che noi tutti quanti, gay.it, gaybarg, poi anche spy.it, che sono oramai informati su tutto, compresa anche questa trasmissione che sarà spedita in sede nazionale su tutti i media possibili, social possibili, vogliamo solamente farlo mandare via dal Consiglio Comunale. Cioè, per quanto la democrazia dica che una persona eletta ha il diritto a restare lì, io so che ho diritto a non farmi prendere in giro. Nel senso, se una persona, lede l'immagine di una società, di un'azienda, di una città, di un comune, di un'istituzione, è giusto che se ne vada. O capisce con le buone, naturalmente, mettendo in discussione il suo mandato, oppure bisogna trovare una gabola, una clausola che permetta di mandarlo via. Perché arrivare al punto che Trieste mi vada ad esplodere perché è una carica istituzionale mi va a dire Maometto è un... fate voi, ragazzi miei. Poi, per non parlare appunto dei poveri ragazzi del porto che mi stanno supportando, che sono i suoi colleghi, ma del quale insomma ci sarebbe da parlare. Quanti? Sto parlando. Quanti colleghi? Sei da solo che lavori in porto o hai colleghi? Quanti colleghi sono? Io sto parlando, i tuoi colleghi. Sono tutti di sinistra. Sono tuoi, mica miei? Un sindacato di estrema sinistra. Allora, dicevo, mettere in difficoltà un'intera categoria, 5, non hai nessun diritto di farlo.
sono senza parole qua. Meno male. Sì, veramente, qua sono attaccato da questi esponenti. Non me ne frega niente, tu da libero cittadino fai quello che vuoi, ma in una carica istituzionale, fermi, non puoi permetterti di arrivare. Ma scusa, allora quando parli tu, fermi, non vi calmate, ci confrontiamo, fermi, non è, ci sovrapponiamo, ci confrontiamo, parliamo con serenità, fermi, vi prego, con serenità, perché non dobbiamo... Ci stiamo confrontando le idee e le voci, cioè Bini dice, può essere discutibile quello che dice perché c'è libertà di parola e di pensiero, però dice, risponde ad una carica elettiva, come abbiamo sempre detto, allora, come fanno gli amori e gli omosessuali? Insulta. Come fate voi gli amore? Non usate il culo? Cosa no, vabbè, adesso la prego tu, usato le parole a culo? Oh, oddio, aspetti, no, ma in TV avete già detto più di una parolaccia, non mi andava. No, scusate, posteriore, ho detto vabbè, ma questo a lei, allora, ho capito, Tujak, ma a lei cosa cambia? Cambia? Allora, vedi il problema sociale? Qua si parlava, qual era il link? Un problema di violenza domestica. Violenza domestica, e questo ho commentato. Già. Siccome le molte coppie eterosessuali litigano per via del sesso, certo, è normale. Tutti litigano sesso o non sesso, diciamo. Okay. Lasciamo stare. No, vabbè, però quella è una delle cause. Ho quattro figli, me ne intendo, insomma, di qualcosina. Allora, per cui probabilmente anche loro, siccome non fanno figli, litigheranno anche per il sesso, no? Non è così? Come fanno l'amore loro? Se me lo spiega, è così. Io credo che ce lo possiamo immaginare, insomma, però dico, sono affari loro. Il problema qual era? Il problema della violenza domestica. Questo non è stato riportato. Questo era un commento alla violenza domestica, per questo litigano, ho detto litigano per via del sesso, fra due persone omosessuali, così, che sono conosciuti in carcere, e dopo c'è stata violenza domestica. E allora ho fatto delle ricerche, ho guardato su gay.it, sito vostro, che io non è che guardo spesso. Sì, sentiamo. E c'erano proprio scritto che i casi di violenza domestica fra le coppie omosessuali sono il doppio di quelli degli eterosessuali. Ma sul sito vostro c'era scritto per voi colpa che noi siamo tutti omofobi. Beh, allora voi vi nervosite, vi picchiate fra di voi. Zelig, perché siamo, questo qua, leggigay.it, è fantastico. Zelig, me lo leggo. C'è il doppio delle violenze domestiche. Arrivano fra i gay. Allora, aspetti tu, Jacopo. E ancora non fanno figli, perché magari noi ci incazziamo, perché magari per l'educazione dei figli, perché siamo pensati. Io per il momento ne ho 4, mi piacerebbe averne anche un quinto, quindi insomma un po' di famiglia me ne intendo. Va bene, aspetti tu, che è chiaro, difesa. Tujak, è chiaro, aspetti, Bini, non sapevo di questa statistica che cita Tujak. Eppure l'ho trovata su gay.it. Va bene. È proprio negabilissima, cioè è assurdo proprio quello che sto sentendo io stasera. Un'altra cosa che ho visto su Tujak, dopo, vi prego. Però dovete leggere quel sito perché si parla di cose. Va bene, dopo andiamo a leggere, però vi prego, perché sennò... Scusate... grazie, ecco, allora Bini, se no sì, non procediamo. Saranno felici quelli di gay.it che naturalmente riceveranno questo scorcio di trasmissione sentire le parole del tipo qui, perché proprio veramente stiamo rasentando, diciamo così, cioè, l'illusionismo proprio, cioè, mi sembra veramente di essere a Zelig quando ho avuto la fortuna di partecipare, dici Siviri. Dunque, la violenza esiste in tutti i campi, naturalmente sia sul posto di lavoro, sia nella famiglia, sia tra le coppie, sia tra questo, ma ciò che mi riguarda è un qualcosa che non deve riguardare lui, cioè perché uno diventa una carica istituzionale non può intervenire nella mia vita, nelle mie scelte personali. Io vivo serenamente la mia omosessualità, la vivo insieme ad una comunità importante, rispettabilissima. Basti ricordare che Tujak, scusami, questo lo fa un legislatore anche a Roma, per esempio. Perfetto, cioè una carica elettiva, intervengono nella vita di tutti noi. Però, ma un legislatore a Trieste ha detto che il Gay Pride doveva svolgersi in zona industriale dentro un recinto, abbiamo sentito prima del Gay Pride qui a Trieste. Quindi, effettivamente, gli insulti che abbiamo preso, mamma mia, cattolici. Ma certo, no, ma era giusto, siamo tutti contenti, no? Ma certo. Lei, Bini, condanna gli insulti. Aspetti, Bini, lei condanna gli insulti che a volte nei Gay Pride sono nell'indirizzo della religione cattolica? Certo, ho capito. Sì, no, dunque, attenzione. Allora, ci sono dei momenti in cui, in determinati tipi di manifestazioni, siano queste del Gay Pride piuttosto che di Forza Nuova, che trova
trovano sempre naturalmente una capra nera, no, che va a rovinare tutto, e questo è naturale, perché succede in qualsiasi tipo di manifestazione, che sia di destra, che sia di sinistra, che sia... Ecco, perché ogni corteo ha la sua pecora nera che poi appunto reagisce cattolica. E rovina quale può essere... Mai con i musulmani. Ma chi se ne frega della religione cattolica? Eppure ce l'avete sempre con la nostra religione cattolica, perché la nostra religione cattolica ha delle regole. Ma se tu hai un crocefisso in camera, tu credi che io abbia un culo appeso? Può essere, non so, non mi sembri un grande credente, visto che la nostra religione ha delle regole. Non ho fatto io il catechismo. È fantastico. Non so, la lezione di catechismo: primo peccato che grida vendetta agli occhi di Dio è l'aborto, fantastico. Il secondo è la sodomia. L'ho fatto io, l'ha fatto San Pio X. Va bene. Quindi, però, proprio una cosa. Ma allora, tu, Jacopo, posso dire una cosa? Cioè, io torno non è ad alcune... questo è ABC del cattolicismo. È ABC, eh? Va bene, però ABC. Oggi perché lei professa allora in questa maniera, dice in questa maniera, si esprime in questa maniera? Con quale obiettivo? Cioè, allora proviamo a girare così. E con quale obiettivo la mia religione viene sempre insultata? È uno schifo, perché, se viene perché, insultata perché... è un errore. Su questo siamo però tutti d'accordo. Succede sempre. Io le avevo preparato una mozione con scritto appunto di mettere in un posto che non venga insultata la nostra religione, che non vengano contati. Questo sì, ce lo ricordiamo. Ho creato scandalo, ovviamente, però, passata, però è successo tutto. Però tu, Jack, la differenza, aspetta, posso dire solo una cosa, la differenza è che Bini dice: io partecipo al Gay Pride, se ci sono queste cose le condanno, è sbagliato, certo. No? È sbagliato. Certo. Lei si esprime in quella maniera, l'altra volta ha ammesso che quello post non lo riscriverebbe, perché l'altra volta ha ammesso così, non so se ha cambiato idea, però il problema è che lei non dice mi sono espresso in maniera... eccessiva, però, è sbagliato, eccessiva, cioè, detto, sì, così si anima solo che fanno violenza una conflittualità, è questo che io dico sempre, si anima una conflittualità fantastica. Però veramente qua stiamo parlando, se abbiamo la Cirinà che veramente insulta tutti i valori che per cui io darei la vita, Dio, patria, famiglia, che vita di merda qua per me, e qua io divento un caso nazionale perché dico che le persone omosessuali effettivamente fanno l'amore col culo, ma se non è così mi dica lui come fate l'amore. Vabbè, ho capito, ma che... Io continuo a fare i figli e voi ditemi come fate i figli. Non li potete fare, vero? Però cosa succede? Adesso si può comprare un bambino con l'utero in affitto con 150.000 euro. Lo sapete perché viene, non si vede se ogni programma televisivo siano... gay, cioè la base del cervello lei nelle capisce scuole, qualcosa di quello che dice. Il problema principale dell'Italia è l'omofobia. E questo serve a cosa? A creare il business più grande della storia. Adesso i bambini non nasceranno più dall'amore come nascono, come sono nati i miei. Si compreranno, le dice. Questa è realtà. Per alimentare un mercato nero, ho capito. Sì. Allora, però voi pensate che sia amore. Aspetti tu. Allora, siccome per lei tra due uomini o tra due donne non può esserci amore. Però perché questo dai che voglio sentire. Dai che voglio sentire. Aspetti. Guarda, proprio leggevo su gay.it. Ecco. Fantastico questo sito. No, vabbè, ma adesso no, lasci perdere gay.it. Allora mi dica cosa pensa lei. Io devo drogarmi. Possono amarsi due persone, due uomini? Non è un amore sano di certo. Non è un amore sano. Il fatto sta da gay.it, le famose unioni civili che tanto avete lottato, le relazioni tra due uomini durano al massimo 6 mesi. Perché dopo da gay.it, sto facendo una pubblicità incredibile. No, so queste statistiche. Relazioni. Ho conosciuto mia moglie solamente 6 anni. Io siamo stati insieme 9. Ho conosciuto mia moglie a 18 anni, quindi posso permettermi di parlare. Vabbè, aspetti. Prego, Bini, prego. Sì, no, io ho avuto... questa è la media che è scritta sul vostro sito. Ho capito, tu, che va bene, chiaro. Prego, Bini. Ho avuto una storia straordinaria di 9 anni, 6 anni di convivenza, abbiamo fatto su una casa. Poi ho avuto altre storie di 4, di 6, di 8. Adesso, tra poco, tornerò a convivere con un altro ragazzo. Non abbiamo mai disturbato nessuno, sono anche capocasa, quindi nel mio condominio, quindi cioè, assolutamente stiamo vivendo la nostra situazione in maniera estremamente serena. Non vedo perché uno mi va al comando nella sala dei bottoni, non comanda più niente oramai perché è stato buttato fuori da tutti i partiti, va nella stanza dei bottoni e deve per forza intervenire nella mia vita. Perché, tornando ad un discorso che mi hai fatto tu prima, perché io ce l'ho tanto con la Lega? Perché entra nella mia vita.
Cioè, io non dico niente, cioè, fate quello che dovete fare. A me va benissimo quello che sta succedendo nel comune di Trieste con il mio amico Roberto Di Piazza, che mi ha fatto una promessa molto segreta a proposito di questo problema, cioè, che io ho, che è segreta, che è segreta appunto. E quindi, cioè, in questa città che sta crescendo, avremo l'ESOF, avremo, non lo so, il Parco del Mare, avremo tantissime belle cose, e veramente anche dopo lo sblocco dei soldi ministeriali, insomma, Trieste veramente sta investendo parecchio e vediamo anche, grazie al ritorno del turismo, la città sta crescendo in maniera esponenziale, 2, 4, 8, 16, 32, quindi... Cioè, va bene così, ma poi ti arriva un Maometto pedofilo, cioè uno che mi fa dire Maometto pedofilo, basta, boom, distrutti anni e anni e anni di crescita in giro per il mondo, quando addirittura la CNN mi va a scrivere che io, un consigliere comunale di Trieste, sbagliando tra l'altro anche addirittura Stato, perché ci mettevano in Slovenia quelli della CNN, ecco, e quindi, capito? Allora, grande merito a chi è capace, perché quando qualcuno è capace, a me mi piace, lo so, non è un italiano, quando è incapace, come anche mi tacciano di comunismo, quando incapace lo era Cosolini, io andavo contro a Cosolini, assolutamente, come vado contro anche a questa gestione politica, ma attenzione, cioè, ognuno faccia la sua vita, faccia quello che vuole, io non ho mai criticato un sindaco che ha una moglie con 30 anni di differenza, ognuno è libero di fare quello che vuole, anzi, li conosco benissimo, sono venuti a cena a casa mia, sono amici. Di Piazza era amico mio prima dei supermercati, ci conosciamo da tantissimi anni e c'è un rispetto personale, oltre naturalmente al rispetto dell'ideologia differente tra me e lui. Quando lui ci ha dato ragione e ha chiesto scusa, perché ci sono delle persone che non riescono a chiedere scusa, ma la più alta carica istituzionale della nostra città va a chiedere scusa, si abbassa a chiedere scusa per altri, a me mi viene, che figo, un italiano perfetto, cosa a, ne pensa? A me mi viene da commuovermi. Il sindaco ha chiesto scusa per le sue parole a nome della città. Beh, ed è consiglio comunale. Io ho detto che non, a parte che Non l'ho messo su Facebook, ho messo su VQ, perché da Facebook mi sono dovuto togliere. No, ma lasciamo perdere questa cosa qui che non c'entra. Sì, la prego, l'abbiamo già discusso l'altra volta. Sono, il sindaco ha chiesto scusa per le sue parole a tutta la città, a nome della città. Io sono stato offeso così tante volte per la mia fede religiosa. Mm-hmm. Per me, comunque, cambierei i termini, ma il concetto lei è stato offeso dopo aver dichiarato forti. Guardi, io sono cattolico, lei dice che sono simpatizzante, a me non mi ha offeso mai nessuno anni, per questo. Quanti anni sono che sono offeso appunto dai tempi che mi auguravano un figlio gay prima degli Ameloni, e dopo non è nato gay, perché gay è una scelta, lo dicono i medici. Se è nato un figlio disabile grave, quello non è una scelta. È una scelta, dai, su. Allora, ragazzi miei, dovete sapere che Fabio Tujak era anche un mio amico, perché ho avuto il piacere di presentare tanti suoi incontri, grazie a Tonfa, grazie al Muay Thai, eccetera, no? E tra l'altro, proprio mentre mi stava arrivando la denuncia, per cui ha perso, perché mi ha denunciato, mi ha portato in tribunale e ha perso, io tutti i comunisti, ero lì a presentare lui e a valorizzare la sua figura, perché è riuscito ad avere un KO straordinario contro un croato, se non sbaglio, no? Il castello di San Giusto. Bene, io sono stato lì, l'ho intervistato, eravamo in diretta Facebook, tutte queste cose qui, mentre stava viaggiando la mia denuncia, cioè lui mi aveva denunciato perché gli avevo dato dell'imbecille. Siamo finiti in tribunale due volte, ho dovuto pagare un avvocato e la cosa è finita in niente, naturalmente, perché insomma l'imbecille è venuto fuori di conseguenza di una cosa che lui aveva scritto, che adesso non me ne frega neanche di ripetere. Mi ha insultato pesantemente. Ok, ma non me ne frega niente degli altri, io sto parlando della mia dignità e della mia libertà. Della mia dignità e della mia libertà. Ma chissà perché... La mia dignità e la mia libertà, dove tu non devi intervenire. Tu non devi intervenire. Mi lasci parlare allora. No, stavo parlando io, mi stai interrompendo tu. Ah sì, parli solo tu. Vi calmate, dai, no, avete parlato uguale. Tu non ci spostiamo da questo. Perché tanto per la dittatura va bene. Per me non sei niente. Un ex senatore niente. Comunista mi ha dato solo dell'ignorante. Ma io per me sei niente. Proprio niente. Molto meno di quanto mi ha insultato lui, mi ha insultato un altro esponente LGBT. Quello va tutto bene, perché la difesa, adesso siamo andati a processo l'ultima volta, ha dato processo, ha detto perché io sono omofobo. Allora qua, perché, infatti, ho detto così. Perché in un link avevo parlato appunto che dei 54 orientamenti sessuali, tutte cose vere che sono reali, che potete controllare. Io ho vinto, quindi sono a posto, avevo ragione. Beh, il giudice mi ha dato preso la tua querela, la maggior parte mi ha dato ragione in sede giudiziaria. Io ho vinto contro di te, non è che hai avuto ragione, è lo stato contro di te, contro di te, io ho vinto contro di te, non so se si è capito che ho vinto contro di te. Vincere. Io ti ho fatto una querela ed è finita niente. Questo tu non hai vinto niente. Devi capire che io, tu mi hai insultato. Lui ha perso, io ho vinto.
Non hai vinto, ha perso lo Stato. Ha perso lo Stato. Allora, vi devo fermare perché siamo andati oltre. Quando un politico viene insultato per questo, dopo, per la sua fede. Allora, fermi, va bene. Io voglio capire un'ultima cosa. Gliel'ho domandato anche l'altra volta. Pensa di avere più attenzione nell'esprimersi? Definiamolo più rispetto per le scelte degli altri, per gli orientamenti degli altri, per le vite degli altri e vive la sua? Io vivo benissimo la mia, cioè sono proprio convinto di stare dalla parte giusta. Non devo chiedere scusa perché non ho sbagliato assolutamente niente. Si parlava di violenza domestica fra due persone omosessuali che si picchiavano l'uno con l'altro. Non stia su quel pezzo lì, Tuia, che la prego. Tantissimi casi di violenza domestica fra due persone omosessuali. Va benissimo, ma io ho detto, dareste dei figli a persone omosessuali? Io ne ho quattro. Posso dirlo adesso, sono in attesa anche del quinto, mia moglie si arrabbierà perché è veramente da poco. Congratulazioni. Perché noi possiamo fare figli e questo è... Va bene, congratulazioni, però io le ho chiesto... Sono tornato da Lourdes, tanto pregato... per me è importante difendere certi valori. Ho chiesto un'altra cosa, ormai non lo fa più nessuno. Se avrà più attenzione, lei che è convinto di vivere nel giusto, lasci vivere gli altri con quello che loro reputano il giusto. Cioè, questa è la libertà allo stesso tempo. Come le ho detto anche l'altra volta, che la libertà della comunità gay arriva fino a quando c'è la mia libertà, no? Negli spazi. È normale. Cioè, io non condivido genitore 1, genitore 2, questo è. Giusto per essere scusate, dico anch'io una cosa, chiari. Molto più vasto. Allora, io però da quando che mi sono schierato politicamente, prima di essere eletto, che sono stato attaccato dalla comunità LGBT. Certo, adesso parlo io però, scusate. Beh, guarda allora, c'era Antonio Parisi che ho denunciato, ha detto che ha fatto allora, bene. Allora, assolutamente. Lui parlava l'amico di mia moglie su Facebook. Da libero cittadino, ognuno è libero di dire quello che vuole. La prego, Bini, lo prego, sì. Scusa, da libero cittadino può dire tutto quello che vuole, difatti quando non sarà più consigliere potrà versare tutto il vomito che vuole, non me ne fregherà niente. Fino a quando però lui è un rappresentante istituzionale e di piazza, alla sua ultima elezione ha dichiarato: io sarò il sindaco di tutti, si è dimostrato tale, naturalmente portando nella gogna, nell'onta, questo consigliere che invece continua ad aggredire. Perché se lui non aggredisse, non ci attaccasse, noi non lo penseremo assolutamente. Noi non ce ne frega niente. Ha chiesto scusa per sue parole, però. Ha chiesto scusa, ma questo non vuol dire... Devo chiudere. Ci vediamo, era dura, lo sapevo. Ci vediamo giovedì prossimo alle 21. Grazie, buonanotte da Ringa. Ciao a tutti.